Buonasera, buon pomeriggio. Siamo alla 30ª lezione del corso di politica economica e ho organizzato una tavola rotonda per discutere insieme a Massimo Amato e ad Emiliano Brancaccio alcuni aspetti dell'ultimo libro di Emiliano Brancaccio, L'anti-Blanchard, un approccio comparato allo studio della macroeconomia. Quinta edizione, edito da Franco Angeli. Io sono Stefano Lucarelli, il docente responsabile del corso di politica economica presso l'Università degli Studi di Bergamo, e a me sta di avviare la discussione. Dopo la crisi del 2007-2008 e le sue successive fasi, ci siamo trovati dinanzi ad una diffusione significativa di idee innovative che si radicano in tradizioni di pensiero che si sono sviluppate al di fuori del cosiddetto approccio dominante alla teoria economica. Alcuni esempi molto significativi per la politica economica riguardano le difficoltà di ritenere generalmente valida, in particolare, la teoria delle aspettative razionali, su cui ci siamo soffermati nelle ultime lezioni, e di conseguenza l'idea che le politiche fiscali espansive siano necessariamente inefficaci. E ancora, il riconoscimento che la libera circolazione dei capitali possa essere una fonte di instabilità economica, soprattutto in un'area valutaria unica, che utilizza innanzitutto una politica monetaria tendenzialmente restrittiva per disciplinare il comportamento dei governi. Tuttavia, nonostante alcune critiche feroci, come quelle sollevate da Paul Krugman nel suo celebre articolo del 2010 sul New York Times Magazine, e come anche quelle implicite nella rivoluzione pratica che ha interessato il funzionamento della Banca Centrale Europea sotto la presidenza di Mario Draghi, nonostante ciò, domina di fatto ancora, quantomeno nei manuali, il New Consensus, cioè uno schema teorico che ottiene nel lungo periodo gli stessi risultati previsti dalla scuola di Chicago, sebbene riconosca nel breve periodo la possibilità di ottenere risultati keynesiani, grazie innanzitutto alla presenza di asimmetrie informative, ma anche a situazioni di concorrenza imperfetta, vincoli di liquidità o a problemi di coordinazione tra gli agenti. Tuttavia, secondo questo nuovo consenso, di cui è eminente rappresentante Olivier Blanchard, la discrezionalità della politica economica keynesiana resterebbe tutto sommato un incidente di percorso. In molti casi si ritiene infatti che la politica economica dovrebbe rimuovere o arginare, grazie ad esempio a forme contrattuali innovative, come quelle proposte nel contesto dei modelli principali agente, dovrebbe appunto rimuovere le rigidità. E se queste rigidità sono dovute alle asimmetrie informative, allora il mondo delle aspettative razionali dovrebbe divenire un precetto normativo, cioè un vero e proprio obiettivo di politica economica. Perché? Beh, il motivo è presto detto. Da un lato, solo agenti che imparano ad essere razionali sarebbero in condizione di definire piani ottimali nel loro interesse, sul consumo, per esempio, sugli investimenti. Dall'altro, ciò faciliterebbe la definizione e il corretto funzionamento delle regole fisse, fiscali e monetarie, che confinerebbero la politica economica nei limiti, secondo la scuola di Chicago, le competono. A queste mie riflessioni, che ho cercato anche di introdurre nel corso delle nostre 30 lezioni che abbiamo condotto finora, a queste mie riflessioni ha contribuito molto anche la lettura delle varie edizioni del libro di cui parliamo oggi, L'anti-Blanchard, un approccio comparato allo studio della macroeconomia. La strategia pedagogica adottata dall'autore di questo testo, Emiliano Brancaccio, è di grande interesse perché apportando semplici modifiche alle ipotesi di partenza del modello macroeconomico dominante proposto nel noto manuale di Blanchard, uno degli esponenti più
più rilevanti del cosiddetto New Consensus che prima abbiamo ricordato, si perviene a un modello alternativo caratterizzato da un rovesciamento delle relazioni logiche tra le variabili principali da cui dipende l'analisi macroeconomica. E questo è particolarmente vero per le variabili monetarie, per la loro relazione con le variabili reali. In questo modo, Brancaccio mantiene in vita, o meglio, contribuisce a mantenere in vita, l'idea che la scienza economica sia un terreno di confronto fra punti di vista diversi sulla società. Ciò consente di guardare ai prezzi non più come indici di scarsità relativa, ma come prezzi di riproduzione, al tasso di interesse come una variabile istituzionale in grado di incidere direttamente sulla distribuzione dei redditi, al deficit spending come una scelta coerente con gli obiettivi di stabilizzazione dei cicli economici, quantomeno laddove il coordinamento fra politica fiscale e politica monetaria riesca a sostenere il tasso di crescita del PIL contenendo al contempo gli oneri finanziari, indicazione che è comunque presente nelle ultime edizioni del testo di Blanchard, che noi all'interno del corso abbiamo visto ben sottolineata da un noto contributo degli anni 90 di Luigi Lodovico Pasinetti. Ancora ciò consente di guardare ai salari e ai profitti come grandezze che non riflettono necessariamente la produttività marginale del lavoro e del capitale, e al capitale come ad un qualcosa di eterogeneo, dietro al quale possono nascondersi delle dinamiche competitive fra interessi confliggenti, fra banche ed imprese e fra le stesse imprese. In particolare, seguendo gli esercizi logici ed empirici proposti nell'anti-Blanchard, seguendo questi esercizi logici ed empirici, si giunge a dare una spiegazione teorica robusta ad una affermazione che lo stesso Blanchard considera legittima sul piano della politica economica nel contesto della grande crisi, ma che non troverebbe legittimazione nei modelli standard. La deflazione non rappresenta una soluzione alla stagnazione. Di tutto ciò parliamo oggi con Massimo Amato, professore di storia economica presso l'Università Bocconi e co-direttore dell'unità di ricerca MINS presso il Centro Baffi, attentissimo alla politica economica europea che gli studia secondo una prospettiva di lunga durata, per dirla alla Brodel, come accade per esempio in un testo a me molto caro, Fine della finanza, da dove viene la crisi e come si può pensare di uscirne, edito da Donzelli nel 2009, e ne parleremo con Emiliano Brancaccio, professore di politica economica presso l'Università del Sannio, autore del libro, giunto alla sua quinta edizione, è uscito anche in edizione inglese presso Edward Elgar nel 2018. Di Brancaccio vorrei consigliare ai miei studenti anche Il discorso del potere, il premio Nobel per l'economia tra scienza, ideologia e politica, con Giacomo Bracci. Sia ad Emiliano che a Massimo mi lega un lungo rapporto intellettuale e ci accomuna l'idea che la scienza economica sia più formata da interessi politici e scopi che costruita attorno a risultati e teoremi. E questo comporta il fatto che tutti e tre, mi pare, mettiamo un po' in discussione l'idea di uno sviluppo lineare e progressivo di questa scienza. Ora, per cominciare questa discussione, prima di cedere la parola a Massimo Amato e poi a Emiliano Brancaccio, ho preparato quattro domande. La prima: data per buona l'analisi di Brancaccio sui problemi derivanti dalla deflazione salariale, cosa possiamo chiedere alle politiche di aumento salariale oggi? La seconda: consentitemi una piccola premessa. È del tutto evidente che ci troviamo di fronte ad una iniqua distribuzione delle ricchezze. Tuttavia, una riduzione delle iniquità attraverso un incremento delle risorse monetarie che vanno ai salariati può essere inquadrata in almeno due prospettive.
La prima riguarda le conseguenze di un incremento salariale all'interno del paradigma della scarsità. La seconda riguarda le conseguenze di un incremento salariale all'interno del paradigma della riproducibilità, per utilizzare la proposta epistemologica di Emiliano Brancaccio. Nel primo caso si può sostenere con Keynes, come abbiamo visto anche all'interno del corso, che la distribuzione dei redditi verso le categorie caratterizzate da una propensione marginale ai consumi maggiori, cioè i salariati, genererà le condizioni per effetti moltiplicativi maggiori, sostenendo così la crescita economica, salvando dunque il capitalismo. Ma nel secondo caso si potrebbe invece verificare, a seguito di incrementi salariali, una dinamica macroeconomica che potrebbe generare sproporzioni fra i settori che producono beni di investimento, e i settori che producono beni di consumo. A me pare che Brancaccio voglia di fatto giungere a questo punto, proponendo un cambio di sistema dall'economia capitalistica di mercato a un'economia che recupera la pianificazione economica, proprio a partire dalla necessità di programmare, o potremmo addirittura utilizzare un termine più forte, socializzare una parte degli investimenti. Si tratta di una strada che ci porta molto lontano dalle indicazioni di politica economica derivanti anche dall'approccio nuovo keynesiano di Blanchard, ma che tutto sommato mi sembra legittimata anche dalla necessità di pensare il problema della riproducibilità del sistema economico facendosi carico dei limiti sociali ed ecologici alla crescita economica. Come è emerso, per esempio, nel dibattito pubblico, soprattutto negli ultimi 2 anni. Anche su questo chiedo ai nostri ospiti di esprimersi. Terzo punto, sulla distribuzione dei redditi e forse anche sulle scelte di investimento delle attività produttive incide anche la politica monetaria. Secondo Blanchard, un tasso di interesse più basso del tasso di crescita sarebbe il frutto di un aumento spontaneo del risparmio rispetto all'investimento e di una conseguente riduzione del tasso di interesse naturale che dovrebbe mettere in equilibrio risparmio e investimento. Nell'anti-Blanchard, invece, Brancaccio sottolinea che un tasso di interesse inferiore al tasso di crescita dell'economia reale può essere solo il risultato di un atto politico. Un atto politico che vedrebbe protagoniste le banche centrali, le quali agendo sul tasso di sconto non sarebbero tanto in grado di controllare l'inflazione o la deflazione, come è per esempio per statuto nella Banca Centrale Europea, quanto piuttosto in realtà le condizioni di solvibilità del sistema economico, le quali hanno anche a che fare col processo di centralizzazione dei capitali sempre in meno mani. Il punto è che, quantomeno se si guarda al settore creditizio nel nostro paese, come abbiamo visto nella nostra lezione in cui abbiamo avuto come ospite Giancarlo Beltrame, ciò che sembra in atto è proprio un grande processo di centralizzazione perseguito anche attraverso le politiche monetarie stabilite dalla Banca Centrale. Questo processo è funzionale a preservare la solvibilità del sistema economico italiano? Oppure, come sostiene per esempio il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, e si intravede bene nel PNRR, è anche un presupposto per sostenere la crescita economica. E se fosse così, siamo in una fase in cui dobbiamo arrenderci all'idea che la crescita economica debba avvenire di fatto in un contesto oligopolistico, passando prima per una centralizzazione del settore del credito e poi anche ad un superamento del modello di piccole e medie imprese in Italia. Infine, vorrei soffermarmi sulla teoria delle aspettative. Infatti, all'interno del corso abbiamo visto che proprio l'introduzione delle aspettative nel ragionamento economico attraverso l'operazione condotta da Keynes costruisce le condizioni per mostrare la necessità della funzione economica dello Stato come stabilizzatore del ciclo economico. Ed è la decostruzione della teoria delle aspettative di Keynes e la proposta di altre teorie delle aspettative, quella delle aspettative adattive, quella delle
aspettative razionali, che invece viene rifondata anche la politica economica. E questa teoria delle aspettative, in particolar modo nella sua veste di aspettative razionali, appare rigorosissima sul piano formale, tanto da non essere di fatto rigettata neanche da Blanchard e dai nuovi keynesiani, quali semmai la integrano con una teoria delle asimmetrie informative. L'anti-Blanchard non entra nel vivo di questo discorso in modo esplicito. E quindi chiedo al suo autore, ma anche a Massimo Amato, quale può essere il posto delle aspettative nella politica economica contemporanea del futuro, una politica economica che si trova di fronte probabilmente alla necessità di un cambio di paradigma. Passo la parola a Massimo Amato. Ecco, adesso mi sentite perché prima si sentiva, si vedeva solo la bocca che si muoveva. Buongiorno a tutti, grazie Stefano dell'invito. Ho preso qualche appunto ovviamente sulle domande che tu hai fatto, quindi mi atterrò a degli appunti, ma che comunque hanno a che fare con delle riflessioni che ovviamente vado facendo da tempo, da solo, ma anche con te, insomma, su queste questioni. Quindi, ma soprattutto pensando all'ultima domanda, questo lo dico invece proprio a braccio. Sì, certo che siamo del tutto d'accordo che diciamo, l'economia non è una scienza dura e quindi che la questione dei punti di vista è fondamentale, ma vorrei dire che l'esigenza di cui io sento sempre più fortemente il bisogno non è tanto quello di una sorta di apertura a diversi punti di vista, insomma, al pluralismo, come anche certe, giustamente, voglio dire, certe associazioni studenti portano avanti come richiesta per l'insegnamento dell'economia. Io credo che davvero bisogna provare a porre la questione dell'impossibilità di ridurre l'economia a una scienza naturale al suo statuto, come dire, concettuale di fondo, cioè bisogna tener conto concettualmente del fatto che i punti di vista contano. E questo mi lega alle considerazioni che farò alla fine sulla questione delle aspettative, perché il punto di vista lì diventa essenziale. Aspettative ha a che fare evidentemente con i punti di vista, no? Cioè, se no, diciamo, non ci, co come ricorda la famosa lettera ad Arrod, la mela di Newton non ha nessuna aspettativa circa quello che le succede quando la legge di gravità le si applica. La mela economica invece sì. Diciamo, deve rappresentarsi un esito, deve rappresentarsi un esito positivo o negativo, deve avere a che fare con il bene e con il male, mettiamola così. E quindi le aspettative sono, diciamo, l'elemento morale fondamentale della scienza economica, ma appunto si tratterebbe di provare a tenere conto di questo proprio nell'impianto concettuale di fondo, non dopo come, diciamo, addolcimento di relazioni che invece vengono pensate nella loro meccanicità. Quindi, adesso, dopo questa premessa, prima domanda, cosa possiamo chiedere alle politiche di aumento salariale oggi? Qui mi sento anche, diciamo, meno esperto, la cosa su cui mi sento, diciamo, di dire meno, e forse quindi qui sono più politico che concettuale, quindi in qualche modo mi contraddico io stesso, però la prima cosa che direi, la cosa che possiamo chiedere alle politiche di aumento salariale oggi è innanzitutto per una questione di decenza sociale, la questione dei minimi salariali, che voglio dire, deve essere ovviamente giocata a livello europeo, secondo quindi le diverse potenzialità delle diverse economie, ma anche mettendo in gioco degli stabilizzatori anticiclici come appunto il fondo per la disoccupazione di cui si parla da lungo tempo, di cui Sure dovrebbe essere forse, diciamo così, la prima prefigurazione. Questo ovviamente presuppone un accordo a cooperare e non a competere, che non è scontato che ci sia, ma che mi sembra importante se vogliamo parlare di comunità, cioè di, diciamo, di comunità politica. Diciamo. La direi così: la questione salariale cambia di natura se il salario viene visto come un costo da comprimere oppure come una via di partecipazione al benessere che si è contribuito a creare. Quindi, appunto, cosa vuol dire contribuire a creare? Beh, se guardi alla tradizione, evidentemente c'è la questione, l'antica questione della politica dei redditi, cioè il fatto che i guadagni di produttività debbano essere sempiternariamente trasferiti a un certo punto al salario, posto che appunto
questa produttività ci sia. E qui non, come dire, non ho grandi cose da dire di più di questo. Però, se vediamo la cosa da un punto di vista più generale, cioè se ci poniamo la questione degli alti salari, diciamo così, come contraltare della visione che vede del salario e la variabile di aggiustamento e il costo da comprimere, mi sembra, e questo l'avevo fatto notare anche, diciamo, a Emiliano e a Olivier Blanchard nella prefazione che avevo fatto al loro dibattito fatto in Feltrinelli, la lezione francese del loro dibattito fatto in Feltrinelli, in Fondazione Feltrinelli nel dicembre 2019, che è stato pubblicato in italiano ma anche poi in inglese. Ecco, nella lezione francese citavo un saggio di Keynes, un articolo di Keynes del 1930, Il problema degli altri salari, che sostanzialmente dice che gli altri salari sono, diciamo, ciò a cui bisogna tendere, a cui bisognerebbe tendere, sono, diciamo, la buona soluzione che confligge però semplicemente con il capitalismo, là dove il capitalismo è identificato da Keynes nella mobilità dei capitali. Là dove c'è mobilità dei capitali, dove quindi la delocalizzazione anche produttiva può essere, diciamo, condotta senza limiti, e questo è stato il modello europeo degli ultimi 30 anni, beh, evidentemente è così che si limita la possibilità di un aumento dei salari. Si gioca sulla competizione fra sistemi e non sulla collaborazione. Sempre con lo stesso articolo, Keynes diceva che forse quello che non si riesce a ottenere, l'effetto, diciamo, di benessere o di partecipazione, se volete, che non si ottiene con l'aumento dei salari, si può ottenere, quindi a monte, si può ottenere a valle con la tassazione dei profitti, con una tassazione più ecosistematica dei profitti, da cui si potrebbero ricavare effetti redistributivi successivi. Ma anche qui, voglio dire, questa è una questione che sta cominciando a emergere quantomeno a livello europeo, ma è chiaro anche qui che se vogliamo davvero che il salario smetta di essere la sola variabile di aggiustamento del sistema, dobbiamo chiedere ai capitali di accettare, diciamo così, e ai capitalisti di conseguenza, a coloro che muovono i capitali, di accettare una mobilità dei capitali che sia in linea di principio modulata da istanze politiche ed economiche di stabilità e di stabilizzazione. Ma qui giustamente entra in gioco l'architettura monetaria e finanziaria globale, no? E quantomeno l'architettura europea. È chiaro che diciamo, la questione del salario come variabile di aggiustamento si lega al modo in cui la nostra moneta è stata costruita. E io qui sono d'accordo con Francesco Saraceno, è stata costruita così, ma poteva essere costruita altrimenti. Quindi se c'è un'alternativa ai meccanismi di aggiustamento, questa alternativa deve riflettersi nell'architettura monetaria, sostanzialmente. Aggiungerei, per passare alla seconda domanda, una considerazione su quello che mi sembra uno degli insegnamenti radicali che si possono trarre da Sraffa, e cioè che Sraffa ce lo dice chiaramente: il salario non misura ormai nessun contributo misurabile alla produzione, né a livello individuale, né a livello di settore, né a livello di classe. Se appunto Sraffa fa saltare l'idea che il salario sia legato alla produttività marginale, fa saltare anche l'idea che il salario sia il contributo di quel fattore valorizzante che si chiama lavoro e che in qualche modo viene compresso dall'estrazione, diciamo, del profitto da parte del capitalista. In realtà, diciamo così, non c'è nessuna relazione intrinseca al modo in cui il valore si produce che leghi il lavoro a ciò che esso produce, a ciò che esso contribuisce a produrre. Questo vuol dire, dal mio punto di vista, che anche la distinzione fra remunerazione del salario e redistribuzione diciamo, dei redditi non è più così netta nella nostra epoca e apre ad altre prospettive. Con questo vado alla seconda domanda, che parte dalla questione delle diseguaglianze. E qui farei due osservazioni preliminari. Dimmi, Stefano, se sto andando lungo, quanto tempo ho ancora? Stai tranquillo, ti avverto io se vai troppo lungo. Sì, perché appunto, come immagini, appunto, poi avrò un po' più di tempo per le altre domande. Comunque, insomma, dai, faccio due osservazioni preliminari. La prima è questa, che le disuguaglianze attuali nascono ovviamente dal conflitto capitalistico classico, diciamo così, capitale contro lavoro, quindi estrazione e, diciamo, competizione per l'accesso al surplus, e quindi, diciamo, anche
punto di vista sindacale c'è la questione rivendicativa come un'istanza di liberazione, no? Gli alti salari come riappropriazione in qualche modo da parte dell'operaio del processo produttivo. E questo, se volete, è Marx, no? Le disuguaglianze si superano attraverso, fatemela dire così, l'eutanasia del capitalista. No? Non necessariamente, diciamo, la soppressione fisica, ma diciamo il fatto che il sistema da solo in qualche modo si eutanasizza per il modo in cui profitto è cercato. Però le disuguaglianze, e questo lo vediamo sempre più chiaramente, nascono anche da un conflitto intracapitalistico fra profitto e rendita. Questo è l'approccio che ho mantenuto in Salvare l'economia, il mercato dal capitalismo, ma diciamo in generale potremmo dire che il crescente sostegno alla rendita finanziaria, soprattutto a partire dalla crisi del 2007, ma evidentemente anche da prima, ma diciamo a quella rendita finanziaria che è alla radice della crisi attuale, il sostegno alla rendita finanziaria può addirittura andare contro l'istanza di un'accumulazione capitalistica adeguata, cioè la salvaguardia degli investimenti finanziari può farsi a scapito degli investimenti produttivi, no? Cioè di quegli investimenti che in ultima istanza dovrebbero giustificare l'esistenza della finanza. Ma appunto qui uscire da queste disuguaglianze da questo conflitto è Keynes, cioè eutanasia des rentiers, no? Quindi noi abbiamo, diciamo, un'origine capitalistica, una intracapitalistica, che hanno a che fare con la necessità di un superamento in qualche modo di questa situazione. Si tratta di capire però appunto in che direzione Marx e Keynes oggi ci possono portare, perché appunto non si tratta di riprendere pedissequamente, diciamo così, le ricette dell'uno e dell'altro. E questo mi porta alla seconda osservazione. La seconda osservazione che trago da Napoleoni, c'è un paragrafetto veramente piccolo del discorso sull'economia politica in cui, diciamo in modo anche piuttosto polemico con Pasinetti e con generale con i neoricardiani, dice: ma ragazzi, ma davvero pensate che il paradigma della scarsità sia qualche cosa che ha a che fare solo con le distorsioni dell'economia neoclassica? E fa un'osservazione fenomenologicamente, dal mio punto di vista, fondamentale. Nel mondo moderno la vera radice della scarsità è la riproducibilità tecnica. Le risorse veramente scarse non sono quelle naturali, sono quelle tecniche, quelle producibili, perché appunto di volta in volta, periodo per periodo, settore per settore, dobbiamo decidere qual è il capitale che dobbiamo mettere di volta in volta nella produzione dei beni riproducibili. Okay? Quindi c'è una scarsità di capitale che è legata al fatto che le dinamiche di mercato non bastano talvolta da sole ad assicurare un adeguato livello di accumulazione. Questa è la scarsità che per Keynes spiega la redditività del capitale e non certo la sua produttività, che invece per Keynes propriamente non si dà. Questo è uno dei risultati più interessanti del capitolo 16 della General Theory, dove dice appunto che il capitale è produttivo apparentemente solo perché è scarso e rende perché è scarso. Un capitale che, come dire, che fosse, diciamo, l'esito di un processo accumulativo ottimale dal punto di vista sociale non sarebbe più scarso e non renderebbe e mostrerebbe la sua non produttività. Produttivo è il lavoro, dice Keynes. Paradossalmente invece è proprio per il Marx del capitolo stesso del capitale che il capitale invece è produttivo, no? Perché esso produce il lavoro che sfrutta. La produzione del plusvalore passa sempre di più nelle economie contemporanee attraverso il plusvalore relativo, non il plusvalore assoluto. Non si tratta di estrarre ore di lavoro non pagate, ma di rendere il lavoro sempre più produttivo, mettendolo in relazione con un apparato tecnico che deve prendere il sopravvento. E qui si apre la questione della disoccupazione tecnologica, che dal mio punto di vista è la questione centrale di questa fase, diciamo, del capitalismo. Perché comunque la si voglia mettere, se progresso tecnico ci deve essere, il saldo della disoccupazione tecnologica deve essere necessariamente negativo. Non solo si distruggono dei posti di lavoro, non solo se ne creano, certo, altri, ma il saldo deve essere negativo. Cioè siamo di fronte a una progressiva tendenza all'espulsione del lavoro dei produttivi di valore. Dall'altra parte però vediamo che il lavoro diventa sempre più diffuso, non certo nella forma di un lavoro dipendente all'interno di una fabbrica fordista, ma nella forma più generale di una messa a disposizione delle risorse, no?
Lavoriamo anche quando consumiamo, lavoriamo anche quando dormiamo, lavoriamo, siamo, diciamo così, risorse di un processo di fabbricazione che è grande quanto la società e che è prodotto dalle logiche del capitale, se vogliamo dirla così. Allora, rispetto a questa questione, questo mi porta a ipotizzare che una soluzione al problema della iniqua distribuzione dei redditi, quindi insomma la questione delle disuguaglianze, non può più essere interamente giocata all'interno dello schema salario-profitto. E quindi la questione della distribuzione dopo Sraffa non è più una questione, diciamo, scientifico-tecnica, ma una questione necessariamente politica. Okay? Ed è qui che possiamo incontrare la questione economica e politica del reddito di base. Che potrebbe, dal mio punto di vista, essere proprio visto come un investimento, la prima forma di socializzazione degli investimenti, no? L'unica che potrebbe rispondere davvero a quella liberazione dal lavoro che la tecnica sta promettendo, ma che, diciamo, si sta manifestando innanzitutto con un'espulsione della forza lavoro dai processi produttivi. Ma ancora, socializzazione, anche qui mi piacerebbe fare qualche osservazione ulteriore, perché Keynes ne parla chiaramente proprio nominandolo nel capitolo 24 della General Theory, ma anche in alcuni punti del capitolo 12. E quello che mi sembra di poter dire, proprio a partire dal capitolo 12, che socializzazione degli investimenti per Keynes significa non tanto e non necessariamente statalizzazione, non tanto e non necessariamente pianificazione nel senso di una sottrazione di spazi al mercato, ma una socializzazione del rapporto con il tempo, cioè da entrambi i lati, sia sul lato della disponibilità ad attendere il ritorno dell'investimento, quindi diciamo bisogna che esistano dei soggetti, che entrino in gioco dei soggetti che sappiano aspettare molto di più di quanto possa aspettare il capitale e il capitalista, mettiamo così. E che quindi possano anche accedere a forme di finanziamento a loro volta socializzate, cioè diciamo che abbiano una capacità di, come dire, che si basino a loro volta su una socializzazione del rapporto con il tempo e quindi su una capacità di attesa nella remunerazione. Quindi socializzazione non vuol dire necessariamente statalizzazione, ma controllo delle modalità di accesso alla tecnologia attraverso il management, se posso dire, delle condizioni di redditività dell'accumulazione. Non è questione di decidere che cosa si produce, no? E quindi non è questione della ownership of the instruments of production, questo lo dice proprio chiaramente, ma della capacità di determinare l'ammontare aggregato delle risorse dedicate all'aumento degli strumenti di produzione. Questa è la questione fondamentale. In più, il modello tecnologico attuale non è più fordista, quindi non passa necessariamente per aumenti di potenza la tecnologia, ma molto spesso anche per risparmi di inefficienza. E quindi, diciamo, questo sistema, il modello tecnologico attuale è molto più aperto a utilizzi cooperativi della tecnologia. Soprattutto perché questa tecnologia passa per l'uso e la gestione dei dati, ed è su questo che secondo me si tratta di far leva, innanzitutto. È una tecnologia cioè molto più decentralizzata. E qui vado al terzo punto, insomma. Io credo che siamo in una fase dello sviluppo dell'economia contemporanea in cui la centralizzazione e il decentramento possono e forse addirittura devono assumere un significato nuovo. E stanno mostrando queste nuove tecniche, queste nuove tecnologie, con molta più chiarezza nelle fasi precedenti, che il capitalismo non è il padrone della tecnica, tanto poco quanto lo sarebbe il proletariato, diciamo così, perché non è questione di possedere i mezzi. Il capitalismo è, rispetto alla tecnica, il veicolo di una tecnicizzazione del mondo che in qualche modo è in grado e promette di sopravvivere in qualche modo. Quindi si tratta di imparare a corrispondere a ciò che la tecnica fa, rivelando con sempre maggiore chiarezza in questa fase dello sviluppo tecnologico. E questo vuol dire che, diciamo, non si tratta di mettere in avanti gli oggetti. Per esempio, quindi immaginare l'economia e la modellizzazione economica come una modellizzazione puramente oggettiva di relazioni oggettive, ma neanche di mettere avanti i soggetti, come se appunto i bisogni e le
dire, i modi di vedere potessero essere la guida del processo economico. Quello che forse dobbiamo imparare a mettere in evidenza è la relazione fra soggetto e oggetto. E in generale dobbiamo imparare a pensare in termini di relazione, di reti di relazioni, soprattutto là dove modellizziamo. Ed ecco perché mi sembra che l'attenzione degli agent-based model ai sistemi complessi che incarnano questa logica di, diciamo, che sfugge all'alternativa accentrato-decentrato, diciamo, mi sembra davvero veramente molto promettente. Cioè qui potremmo forse cominciare a vedere e a concepire un'economia all'altezza di quel decentramento che sembra essere alla base di un mercato davvero efficiente e davvero liberato dalle istanze accentratrici del capitale. Perché questo necessario ripensamento della modellizzazione mette in gioco la forma stessa delle relazioni economiche. E in questo modo, da una parte, c'è una logica di decentramento che appare molto chiara, però appare anche con maggiore evidenza, e qui arrivo alla seconda parte della domanda, la peculiarità del modo con cui le banche centrali oggi assumono un ruolo centrale. Cosa vuol dire che le banche centrali sono centrali? No? Le banche centrali sono centrali non perché sono tecnicamente indipendenti, non perché sarebbero, diciamo, degli agenti tecnocraticamente sovrani, no? Qui è dove porta in qualche modo anche tutta la dottrina, non dico neanche la teoria, ma la dottrina delle aspettative razionali, no? Le banche sono centrali non perché sono indipendenti e sovrane, ma perché mediano politicamente, sono centrali perché stanno al centro, sono chiamate a stare e a far essere una relazione fra i debitori pubblici e i creditori privati. E senza questa mediazione non c'è niente che funziona, non c'è nessuna macchina da far funzionare che alimentando le aspettative razionali degli attori, ossia perpetuando una rappresentazione dogmatica dell'economia. Le banche centrali sono, e il modo in cui si stanno muovendo adesso, sono la prova del fatto che noi non abbiamo nessun diritto, oserei dire, fenomenologico, di pensare l'economia come una macchina. Ma se non c'è nessun meccanismo, allora è bene portarsi a casa una volta per tutte la non naturalità del tasso naturale. Qui è un'altra questione che veniva sollevata. E qui sono del tutto d'accordo con l'interpretazione di Emiliano, no? Cioè il tasso delle banche centrali è un tasso manovrato in vista delle condizioni sistemiche di solvibilità degli attori di un sistema intrinsecamente decentrato. Questa è la cosa fondamentale. Questa quantomeno è la logica dell'Agenzia del Debito europea, a cui sto dedicando le mie energie da circa un anno, e che, diciamo così, è la logica che sottrae ai mercati un compito che non possono e non vogliono svolgere, che è quello di trovare un punto fisso a cui appoggiare i loro calcoli e le loro attualizzazioni. Altro esempio, questo mi viene proprio da Mauro Gallegatti, lui dice: ma insomma ragazzi, siamo in una situazione in cui la nostra capacità di leggere le relazioni decentrate dell'economia, cioè di leggere l'economia dal punto di vista, diciamo, dei network, ci consente di consegnare, diciamo, all'era dei dinosauri i quantitative easing. Perché dobbiamo immaginare che le banche centrali iniettino liquidità in un sistema pensato come omogeneo? In realtà, diciamo, le iniezioni di liquidità devono avvenire là dove c'è bisogno e là dove io posso immaginarmi, dove posso, scusate, rappresentarmi il sistema, per esempio, interbancario come un network di banche. Beh, allora io so anche dove poter iniettare liquidità. Quindi quanto più decentro la mia analisi, tanto più l'attività centrale della banca centrale può essere efficace. Vi faccio un altro esempio ancora e poi chiudo su questo punto e passo al punto che mi interessa di più. Sto lavorando, fra le altre cose, anche appunto a un algoritmo, diciamo così, di netting fra piccole e medie imprese, visto che si parlava anche di queste, in cui, diciamo, le imprese usano le loro fatture attive per pagare le loro fatture passive, sostanzialmente entrando in grandi, diciamo, schemi di netting. E dove le posizioni nette, che necessariamente derivano appunto da questa attività di compensazione multilaterale, sono finanziate da un attore centrale, da un network funder, che in qualche modo prende su di sé il rischio sistemico, ma allo stesso tempo lo riduce e lo controlla. Quindi, diciamo,
la dialettica, se mi passate il termine, comunque l'articolazione fra accentramento e decentramento è esattamente il punto. Quindi non si tratta di scegliere, ma di andare nella direzione della relazione. Aspettativa, arriviamo al punto. Qui veramente credo che in 5 minuti dovrei cavarmela, però mi Hai verrebbe da dire, 9 minuti. dimmi, quanto? Hai 9 minuti a disposizione. Ma allora, il fatto che io parli veloce è ovviamente un problema per voi, un po' come il dollaro americano, il mio modo di parlare è del vostro problema, però questo mi dà effettivamente, diciamo, un tesoretto temporale, che adesso userò allora per rallentare anche un po' l'andamento, perché questo è un punto, hai fatto bene Stefano a sollevarlo, perché è del tutto centrale, cioè qual è il ruolo delle aspettative? Perché questo risponde, come dicevo fino all'inizio, a questa necessaria, direbbe, avrebbe detto un mio professore, operazioni di igiene mentale che dobbiamo fare quando ci rappresentiamo l'economia. Non è che l'economia sia una macchina a cui aggiungo le aspettative come, diciamo, aggiungo la ciliegina sulla torta o l'ingrediente nascosto per fare la sorpresa. È che, diciamo, le aspettative sono il modo in cui le relazioni economiche si costruiscono, non sono un elemento, non sono un accidente, sono in qualche modo essenziali nella misura in cui sono la prova del fatto che in economia abbiamo a che fare con un'incertezza fondamentale. Questo è il punto. Perché, e qui vorrei arrivare al punto, vorrei provare a fare proprio questo esercizio che ci porti a vedere nel concetto di aspettative razionali una contraddizione in termini. In effetti, l'aspettativa entra in gioco radicalmente proprio là dove il calcolo, la razionalità, in questo senso stretto, mostra i suoi limiti. Per il fatto stesso di esistere e di avere un peso, le aspettative provano un certo stato di non sapere che caratterizza l'uomo. Questo è il punto fondamentale. Non è che, diciamo, esistano dei meccanismi e poi anche le aspettative. Le aspettative sono parte integrante di quello che, se vogliamo, del funzionamento economico. Perché appunto questo stato di non sapere che caratterizza l'uomo non lo caratterizza in astratto, lo caratterizza quando è in azione. E addirittura non caratterizza i principi della sua azione, ma gli effetti della sua azione. In termini weberiani non ha a che fare con l'etica della convinzione, la politica della responsabilità. Questo mi sembra che vedere la contraddizione insita nel concetto di aspettative razionali non implica affatto l'idea di consegnare l'economia alla irrazionalità, alla buona volontà, ai sentimenti, diciamo, alle vagaries, diciamo così, ma anzi proprio l'opposto. Se pensiamo adeguatamente al fenomeno delle aspettative e dunque la probabilità che esse implicano, cioè quella necessità di emettere giudizi su eventi che restano incerti, ma che proprio in quanto giudizi guidano le nostre azioni, solo se pensiamo adeguatamente al fenomeno delle aspettative come, diciamo, probabilità dei giudizi sugli eventi, allora finalmente diventiamo logicamente rigorosi. Sono 100 anni dalla pubblicazione, quest'anno, 100 anni dalla pubblicazione del Treatise on Probability di Keynes, e questo Keynes dice nel 21, ma prima ancora nel 7. La probabilità non è una branch of mathematics, non è una branch of statistics, è una branch of logic. Fa parte della logica e ha a che fare con quei giudizi che noi non possiamo, diciamo, trattare apoliticamente, sillogisticamente, ma che hanno, diciamo, una centralità perché, come dire, perché concernono quelle cose che non sappiamo, ma che tuttavia sarebbe molto bene sapere per poter agire a ragion veduta. Questo è il punto. Keynes dice: quando noi agiamo in economia, agiamo proiettandoci nel futuro e diamo più peso alle cose che sappiamo nel presente che alle cose che dovremmo sapere del futuro. E quindi l'incertezza è proprio legata al fatto che l'economia ha una proiezione nel tempo, cioè che l'economia non è mai un'economia di scambio, ma è un'economia essenzialmente legata a quell'atto che chiamiamo investimento, cioè a quell'attesa
che porta con sé la possibilità di un surplus, ma anche evidentemente di una perdita. Allora, finché, siccome però appunto le aspettative così non sono state viste, Keynes è stato messo da parte, fra le cose che sono state messe da parte di Keynes, io credo che la parte più, come dire, il peccato veramente meno veniale è stato quello di mettere da parte la questione delle aspettative per come le tratta lui. Quindi, in attesa di assumere un abito logico che veda nelle aspettative la prova dell'incertezza fondamentale, quello che resta da fare è razionalizzare le aspettative, evidentemente, punto. E questo si è fatto in due modi negli ultimi, diciamo, 30 anni. Attraverso la dottrina dei mercati efficienti, innanzitutto. Quindi esiste un grado di profondità e di liquidità dei mercati finanziari che rende possibile un'allocazione efficiente delle risorse intertemporale, come se si sapesse tutto degli eventi a venire. Come se. No? È veramente una posizione che si basa sugli assiomi della probabilità frequentista, cioè tutta la finanza, diciamo, neoclassica è frequentista, sostanzialmente. E quindi sulla possibilità per il calcolo di approssimare una conoscenza certa, per quanto probabilistica, nel senso che è sempre possibile associare a ogni evento una probabilità calcolabile, un numero, diciamola così. Allora invece l'incertezza fondamentale è proprio l'incertezza che tocca la nostra capacità di prevedere il futuro. Ovviamente questo atteggiamento è già stato, è stato precriticato nel capitolo 12 della General Theory, no? Il quale mostra che la calcolabilità del futuro, se mai si dà, riposa su una convenzione estremamente precaria, quella che dice che sostanzialmente fra oggi e domani nulla dovrebbe cambiare di essenziale, cioè una sorta di linearizzazione del rapporto fra presente e futuro. Quindi è un modo, che è una convenzione estremamente precaria che appena appena riesce a nascondere l'incertezza fondamentale, ma che la fa riapparire con prepotenza non appena si affievolisce. E questa è tutta la forza, diciamo, delle crisi finanziarie come crisi, non tanto di questo o di quell'aspettativa, ma del modo in cui le aspettative si producono. Poi appunto la dottrina delle aspettative razionali. Le aspettative, ma qui appunto io la leggerei anche, diciamo, seguendo le interpretazioni che nel suo corso ha dato Stefano, io la leggo così, insomma, le aspettative per Gordon e Barro, diciamo così, sono razionali quando si aspettano, fin dal breve periodo, che il modello di equilibrio reale di lungo periodo funzioni senza eccezioni. Ma allora qui aspettativa non significa aspettativa. No, non significa, diciamo, formulazione di un giudizio su qualcosa che resta incerto, ma diventa la cieca fiducia nella inesorabilità del meccanismo che il modello ipoteticamente cattura. Tanto lì dobbiamo arrivare e allora anticipiamolo. E quindi, siccome le variazioni monetarie di breve periodo non possono mettere fuori gioco il processo di convergenza meccanica verso l'equilibrio reale di lungo periodo, perché questa poi è la questione, sostanzialmente, no? Nel lungo periodo contano le cose e non le aspettative, allora il lungo periodo può essere anticipato con certezza. E quindi ogni scelta politica, fra virgolette, vale meno della scelta tecnica di attenersi alle condizioni di lungo periodo. Ed ecco perché, paradossalmente, la dottrina in questione dice: diamo autonomia al banchiere centrale perché agisca in conformità a un dogma, cioè al dogma della neutralità della moneta, cioè dell'incapacità della moneta di entrare nella determinazione dell'equilibrio. E finirei così proprio il tuo intervento, e su questa questione del dogma penso che si possa passare bene, molto bene, la parola a Emiliano Brancaccio, al quale invito a proseguire i ragionamenti anche alla luce di quanto ha sollevato Massimo. Allora, innanzitutto grazie davvero per questo invito. Insomma, siamo invitati a partecipare alle lezioni dell'amico e collega Stefano Lucarelli presso l'Università di Bergamo. Per me è un onore essere ospite dell'Università di Bergamo, che è, tra le altre cose, tra le tante altre cose, legata anche ad un grande economista eretico che ci è caro, che è Hyman Minsky. Hyman Minsky, eretico, che fu poi riabilitato dal mainstream per tante ragioni, per le ragioni che egli aveva nella interpretazione del capitalismo. Anche per questo, insomma, mi fa molto piacere essere ospite di questa bella iniziativa.
con i miei colleghi e amici Stefano Lucarelli e Massimo Amato, che partecipano a questo seminario, insomma, noi possiamo nel nostro piccolo condividere senza dubbio l'etichetta di eretici. Noi tutt'al più possiamo essere abilitati quando ci va bene, riabilitati dal mainstream è un po' meno probabile, diciamo, però eretici lo siamo, ed è possibile, insomma, che rispetto a qualche anno fa, anche la durezza degli eventi, anche la durezza di questi tempi, renda, diciamo, noi eretici capaci anche di sopravvivere in un sistema che è quello accademico e della ricerca accademica in campo economico, che è un sistema fondamentalmente ancora monopolistico. Questo è un grande limite della ricerca scientifica in economia, un sostanziale monopolio o giù di lì, che rende complicata l'eresia e che quindi rende complicato il progresso scientifico. E quindi a maggior ragione mi fa piacere che ci siano iniziative, diciamo, di questo tenore, in cui gli eretici possono discutere e confrontarsi con i più giovani, ecco, per mostrare le loro ragioni, per mostrare le loro ragioni. Da questo punto di vista, con Stefano Lucarelli e con Massimo Amato ci sono molti elementi che ci accomunano, al punto tale che i due colleghi amici si accingono con me a produrre dei libri. Questa, insomma, è una di quelle cose che un tempo avrebbe diciamo, attivato subito dei roghi, no? Quindi, insomma, abbiamo delle trame in comune in quanto eretici, e quindi chiaramente abbiamo dei comuni denominatori dal punto di vista scientifico, concettuale, culturale e oserei dire politico. Ci sono però alcuni elementi forse di distinzione. Io qui provo a chiarire la mia posizione cercando di utilizzare sempre l'anti-Blanchard, che in fin dei conti è l'oggetto, diciamo, di questa nostra amabile discussione. L'anti-Blanchard, questo libretto, insomma, che cerca di misurarsi con questo gigante della macroeconomia contemporanea che è Olivier Blanchard, il quale, oltre ad essere stato autore, diciamo, forse del libro di macroeconomia più famoso al mondo, è anche stato capo economista del Fondo Monetario Internazionale. L'anti-Blanchard prova a misurarsi con lui. Da questo punto di vista, Massimo Amato prima giustamente diceva: attenzione, l'economia non è una scienza naturale, sono d'accordo, però aggiungerei anche che l'economia non è una scienza molle, nel senso kantiano del termine. No, non è una scienza molle nel senso che, a mio avviso, in ambito economico è opportuno, è necessario applicare comunque i canoni del metodo scientifico, anche nelle modalità, se vogliamo, molto elementari oggigiorno, che contraddistinguevano, diciamo, le origini del metodo scientifico, le origini galileiane del metodo scientifico, ovvero modalità semplici, significa che si prende una teoria, la si sottopone a verifica empirica, cioè la si mette sul banco di prova dei dati e si vede, grosso modo, se questa teoria viene supportata, viene confermata o viene rigettata, diciamo, dalla prova empirica, viene rigettata nel momento in cui viene messa sul banco dei prova dei dati. Chiaramente questo esercizio di metodo scientifico non è mai definitivo per giudicare la validità delle teorie, ma sicuramente ci aiuta, ci consente, insomma, di misurarci con le teorie contrapposte con un minimo di cognizione, ci consente di avere qualche prima coordinata.
E da questo punto di vista applicare il metodo scientifico nel caso dell'anti-Blanchard, per esempio, significa inserire nell'ambito di un libretto, che è un libretto didattico, e quello solo può essere naturalmente, però inserire delle appendici statistiche fondamentalmente. Appendici che hanno proprio lo scopo di capire se e in che misura il Blanchard e i suoi modelli, oppure l'anti-Blanchard e i relativi modelli, possono essere supportati dalla prova empirica. Per esempio, c'è un'appendice dell'anti-Blanchard che è dedicata ad un celebre test dell'Ochse sulla, diciamo, rapporto tra la flessibilità dei contratti di lavoro e l'andamento del tasso di disoccupazione. Forse qualcuno di voi studenti saprà che si dice in giro, ed è tema dominante del dibattito politico che non è stato minimamente scalfito da questo punto di vista, c'è questa idea, tra l'altro menzionata anche dal nostro attuale Presidente del Consiglio appena pochi giorni fa, secondo cui, insomma, rendere più flessibile i contratti di lavoro e il mercato del lavoro dovrebbe contribuire allo sviluppo dell'occupazione e all'abbattimento dei tassi di disoccupazione. Ebbene, quel test dell'Ochse che riportiamo nell'appendice dell'anti-Blanchard chiarisce che questa, diciamo, tesi che va per la maggiore viene smentita dalle analisi empiriche, da un semplice test di regressione dell'Ochse, ma anche da tutta la letteratura poi che ne è seguita. Questa idea che la flessibilità dei contratti di lavoro, diciamola brutalmente, la precarizzazione del lavoro aiuti l'occupazione e riduca i tassi di disoccupazione, perché evidentemente stimolerebbe gli imprenditori ad assumere di più, questa idea è smentita dai dati. E sotto questo aspetto, questa appendice, questo test, aiuta anche a discernere tra il modello dominante, il modello di Blanchard, e il modello, chiamiamolo anti-Blanchard, quello delle scuole eretiche. Perché il modello dominante stabilisce che se tu crei più flessibilità dei contratti di lavoro dovresti avere un miglioramento dal punto di vista occupazionale, i modelli alternativi invece dicono di no, che non è affatto così. Evidentemente l'analisi empirica sembra dare conforto ai modelli alternativi piuttosto che al modello dominante. Ecco, da questo punto di vista, sebbene l'economia non sia scienza naturale, però, diciamo, l'applicazione anche molto elementare dei rudimenti anche originale del metodo scientifico aiuta a discriminare tra le teorie e aiuta anche a chiarire per quale ragione gli eretici, per quanto eretici, abbiano ancora un po' di voce in capitolo, e forse perché di tanto in tanto, diciamo, l'analisi scientifica gli dà ragione. Forse è per questo che sopravviviamo. Anche per questo. Tra le altre cose, questa contrapposizione modello di Blanchard e modelli alternativi che possiamo rudemente definire anti-Blanchard, questa contrapposizione segue tutta la linea del libro, come giustamente Stefano Lucarelli segnalava. Praticamente è un continuo confronto tra due approcci teorici alternativi. Prima si faceva cenno alla disoccupazione tecnologica. Ecco, da questo punto di vista, per esempio, è interessante notare come il modello mainstream di Blanchard, quello che viene insegnato nelle aule universitarie, nella stragrande maggioranza delle aule universitarie, quel modello fondamentalmente nega l'esistenza della disoccupazione tecnologica. Inserire il fenomeno della disoccupazione tecnologica all'interno del modello mainstream di base è una cosa molto complicata. Il modello mainstream di base la esclude. L'idea che le innovazioni tecnologiche, mettendo, diciamo, le macchine e l'intelligenza artificiale al posto delle lavoratrici e dei lavoratori, tendano a produrre disoccupazione. Questa idea non trova posto, quantomeno nei modelli base del mainstream. Ecco, i modelli alternativi invece segnalano che la disoccupazione tecnologica può essere un problema, e anche qui
la verifica empirica sembra dare ragione ai modelli alternativi. Ecco. Ora, qui vengo a una delle questioni, provo a rovesciare l'ordine delle domande poste da Stefano Lucarelli e provo a rispondere il più rapidamente possibile. Sulle aspettative, intendiamoci, come Massimo Amato e Stefano Lucarelli hanno rimarcato, la questione delle aspettative è una questione fondamentale. È una questione fondamentale dal punto di vista teorico e dell'analisi della realtà. Tuttavia, l'anti-Blanchard è, diciamo, muto sulla questione delle aspettative, perché pone un problema preliminare. È il problema della scelta del giusto modello economico rappresentativo della realtà. Giusto modello economico, io mutuo questa espressione proprio dai cardinali, diciamo, della teoria delle aspettative razionali, da Muth a Lucas, passando per Sargent, i quali definiscono il concetto di aspettative razionali come quella situazione nella quale gli agenti economici, tutti gli agenti economici, utilizzano tutte le informazioni disponibili e le utilizzano nel modo ottimale, dove per modo ottimale si intende lo utilizzano sulla base del giusto modello dell'economia. Ecco, l'anti-Blanchard pone un problema preliminare, cioè qual è il giusto modello dell'economia? Questo è un grande interrogativo sul quale persino Sargent e Fama di recente si sono cominciati ad interrogare, guarda un po', ed è insomma una questione che si pone in via preliminare rispetto alla modalità di formalizzazione delle aspettative. Qual è il giusto modello dell'economia attraverso cui poi gli individui dovrebbero, diciamo, elaborare le informazioni di cui dispongono e dovrebbero poi formulare delle aspettative, chiamiamole anche razionali. Sotto questo aspetto c'è una differenza importante da fare. Prendiamo per esempio nell'ambito del mainstream i modelli new Keynesian, i modelli nuovo keynesiani, quelli che prendono le mosse da un celebre manifesto di Greenwald e Stiglitz, che ormai insomma è abbastanza datato, ma sono i modelli che vanno un po' per la maggiore. Sono i modelli che si basano su quelle che si chiamano le asimmetrie informative, cioè si presuppone che esistano delle asimmetrie di informazioni tra i diversi agenti economici. Ebbene, quei modelli, questi modelli del mainstream più recente, presentano una caratteristica interessante, e cioè essi, pur in presenza di aspettative razionali, consentono di determinare degli equilibri detti Pareto inefficienti, subottimali nel senso di Pareto. Che cosa significa? Forse gli studenti se lo ricorderanno. Significa sostanzialmente che questi equilibri non presentano le tipiche caratteristiche della Pareto ottimalità. Pareto ottimalità significa fondamentalmente un utilizzo pieno del lavoro, una piena occupazione del lavoro e delle altre risorse produttive e una loro occupazione efficiente. Il lavoro e le altre risorse produttive vengono utilizzate in modo efficiente per massimizzare il benessere degli individui, per massimizzare, diciamo, l'utilità degli individui. Questo si chiama Pareto ottimalità. Ebbene, i modelli di Stiglitz e degli altri, proprio perché presentano asimmetrie informative, non riescono a raggiungere questi equilibri Pareto ottimali. Attenzione, sia nel breve che nel lungo periodo, finché ci sono asimmetrie informative, questi modelli non raggiungono l'ottimalità dell'equilibrio. Qual è il problema? Il problema è che se tu rimuovi quella ipotesi, diciamo, di asimmetria informativa, questi modelli poi alla fine convergono inesorabilmente verso l'ottimalità paretiana, verso la piena occupazione, verso la massimizzazione dell'utilità degli individui. Ecco, la cosa interessante è che se tu prendi un modello alternativo, prendiamo ad esempio il più semplice modello alternativo, il modello Garegnanet, un modello caratterizzato da una spaccatura totale
tra il sistema dei prezzi relativi e della distribuzione del reddito tra salari e profitti e il sistema delle quantità prodotte. Questa è la caratteristica tipica di questo modello alternativo, che è un modello, diciamo, non chiamiamolo SRAF, chiamiamolo Garegna, così semplifichiamo un po' le cose e siamo un po' più precisi dal punto di vista storico-critico. Ecco, questo modello che caratteristiche presenta? Presenta la caratteristica che può ammettere anch'esso tranquillamente aspettative razionali, ma anche in assenza di asimmetrie informative, quel modello non è di per sé in grado di garantire la piena occupazione, né tantomeno qualunque cosa possa definirsi una massimizzazione dell'utilità degli agenti. Cioè, in quel caso, pur ammettendo aspettative razionali, pur escludendo qualunque ipotesi di asimmetria informativa o di imperfezione del mercato, quel modello non giunge ad un equilibrio ottimale. Perché? Perché il sistema è duale, come si dice nel gergo degli economisti matematici. Per cui tu puoi raggiungere anche un ipotetico equilibrio, poi ci sarebbe da discutere sulle caratteristiche di quell'equilibrio, ma un ipotetico equilibrio nel sistema dei prezzi relativi e della distribuzione del reddito, in ogni caso il sistema delle quantità segue, diciamo, un'altra via, un'altra strada, e il sistema delle quantità può tranquillamente posizionarsi, diciamo, molto distante dalla piena occupazione. Ecco, questo per dire come prima del problema delle aspettative esiste il problema della definizione del modello. Qui avete visto due approcci teorici che possono tranquillamente ammettere aspettative razionali, nel senso di Mott, voglio dire, ma che giungono a risultati radicalmente diversi. Quindi questo è il motivo per cui, diciamo, l'anti-Blanchard è muto sulla questione delle aspettative, non perché dica che non sono importanti, ma perché c'è un problema preliminare, diciamo, prima di affrontare la questione delle aspettative. L'altra questione che poneva Stefano Lucarelli, cioè ci dobbiamo arrendere ad un'idea di sviluppo che debba necessariamente passare per un processo di centralizzazione dei capitali in sempre meno mani, quindi un processo, diciamo, oligopolistico, fatto di giganti che si fanno sempre più grandi e che liquidano, eventualmente assorbono, le piccole imprese, i piccoli capitalisti e così via. Siamo, in altre parole, costretti sostanzialmente ad adeguarci ad una tendenza del sistema verso la centralizzazione, una tendenza che evidentemente danneggia la piccola e media impresa, il piccolo capitalismo, ed invece fortifica sempre di più il potere del grande capitale, delle grandi multinazionali, dei grandi oligopoli. Dobbiamo rassegnarci a questa tendenza, che evidentemente poi ha delle ripercussioni forti su un paese come l'Italia, che è ancora fatto in larga misura di piccole e di piccolissime imprese. Beh, da questo punto di vista l'anti-Blanchard fornisce qualche primo cenno, diciamo, per affrontare questo grande interrogativo. L'anti-Blanchard che cosa fa sostanzialmente? Mette a confronto una regola di comportamento del banchiere centrale, che è detta regola di Taylor, da John B. Taylor, un economista mainstream che è molto in voga, molto amico dei repubblicani in America, tra le altre cose, e una regola alternativa che chiamiamo regola di solvibilità del banchiere centrale. Ecco, mentre la regola di Taylor segue sostanzialmente l'andazzo del mainstream, cioè stabilisce che la banca centrale ha fondamentalmente lo scopo di salvaguardare, diciamo, l'andamento dei prezzi, di controllare il tasso di inflazione. Giustamente Stefano Lucarelli ci ricorda che il controllo dell'inflazione è, diciamo, l'obiettivo statutario, per esempio, della Banca Centrale Europea. Quindi gli statuti oggi vigenti sono ancora pesantemente condizionati da questo approccio mainstream, da questo approccio, diciamo, da regola di Taylor. Beh, la regola di solvibilità del banchiere centrale propone un'altra chiave di lettura, cioè ci dice che la banca centrale e in generale le autorità di politica economica, il governo, l'autorità che, diciamo, gestisce il bilancio statale, non solo la
l'autorità di politica monetaria, ma in generale la banca centrale e le autorità di politica economica hanno il compito di regolare le condizioni di solvibilità del sistema. E in un certo senso quindi anche di decidere se questa solvibilità deve essere particolarmente difficile da raggiungere, magari fissando tassi di interesse relativamente alti, magari restringendo le condizioni del credito, magari inibendo la crescita economica e così via, oppure al contrario fissare le condizioni di solvibilità ad un livello più basso, più blando, più agevole, e che quindi consenta anche ad imprese in difficoltà di garantirsi, diciamo, la solvibilità, cioè di essere in grado fondamentalmente di pagare i loro debiti. Ecco, quando la banca centrale e le autorità di politica economica decidono se fissare le condizioni di solvibilità a un livello molto alto, molto difficile da raggiungere, oppure basso, quindi sostanzialmente blando, beh, le autorità di politica economica e la banca centrale si prendono anche una pesante responsabilità politica, che va ben al di là del controllo dell'inflazione, di cui tanto si parla. Perché le autorità di politica economica in quel frangente fondamentalmente entrano nel mezzo di un conflitto tra capitali, tra grandi capitali generalmente solvibili e piccoli capitali generalmente in difficoltà, in affanno e con problemi di solvibilità. Fissare le condizioni di solvibilità a un livello alto significa favorire i grandi capitali, significa in altre parole mettere in difficoltà i piccoli capitali, produrre essenzialmente una loro liquidazione o un loro assorbimento ad opera dei grandi capitali, significa fondamentalmente favorire quei processi di centralizzazione dei capitali in sempre meno mani che Bruegel il Vecchio, diciamo, tratteggiava in quel disegno fantasmatico per cui il pesce grande mangia il pesce piccolo. Ecco, il pesce grande mangia il pesce piccolo non è diciamo evento che avviene per opera e virtù dello Spirito Santo o di qualche legge impersonale del sistema. C'è una tendenza oggettiva del capitalismo per cui i grandi mangiano i piccoli e il capitale quindi si centralizza in sempre meno mani, ma le autorità politiche e di politica economica a quanto pare hanno un ruolo in questo processo di determinazione della solvibilità, di liquidazione dei piccoli a favore dei grandi e di centralizzazione dei capitali. Le autorità di politica economica e la banca centrale hanno un ruolo importante, eminentemente di regolazione politica. E dice, chiede, domanda Stefano Lucarelli, domanda, è un processo inesorabile questo della centralizzazione, e questo significa evidentemente che le piccole imprese, soprattutto del capitalismo italiano frammentato, sono destinate ad essere, insomma, schiacciate da questo processo tendenziale di centralizzazione avallato dalle autorità di politica economica. Beh, i dati ancora una volta ci dicono che sì, il processo di centralizzazione dei capitali viene solitamente rallentato dall'intervento delle autorità di politica economica, ma è difficile che si producano delle inversioni. Talvolta sono avvenute, ma rappresentano delle eccezioni. In genere il processo di centralizzazione, diciamo, si verifica, può essere più lento, può essere più rapido, solitamente si intensifica a cavallo delle grandi crisi economiche. Quindi a cavallo della crisi del 2007-2008 abbiamo assistito a un processo di centralizzazione dei capitali molto forte, e adesso con la pandemia assistiamo ad un processo di centralizzazione dei capitali che non viene solo avallato e verificato dalle nostre analisi empiriche, da eretici quali siamo, ma viene, diciamo, confermato anche dalle analisi più recenti e dagli allarmi più recenti del Fondo Monetario Internazionale. Da questo punto di vista diciamo che la verifica empirica di questo tempo dà pienamente ragione alle tesi di Marx, il quale appunto parlava di una legge di tendenza del capitalismo verso la centralizzazione dei capitali in sempre meno mani. È una tendenza forte che pone tutta una serie di problemi di ordine, diciamo, teorico e empirico e politico, naturalmente.
Vengo poi alla questione dei salari. Allora, Stefano Lucarelli ci dice cosa ci dobbiamo aspettare da una politica di aumento salariale. Da questo punto di vista l'anti-Blanchard pone due problemi, e cioè ci sono due paragrafi dell'anti-Blanchard. Uno è quello relativo all'interpretazione della crisi del 2007-2008 e un altro è un paragrafo relativo al caso della competizione salariale tra paesi. Allora, che cosa rivelano questi paragrafi? Sono dei modelli molto elementari, molto semplici, sono dei modelli per l'appunto didattici che poi possono essere via via sofisticati man mano che si sale di livello. Questi modelli spiegano come una politica di schiacciamento dei salari, delle retribuzioni, una politica di schiacciamento del salario reale, magari in modo da farlo muovere molto meno di quanto cresca la produttività del lavoro, ecco, una politica del genere che schiaccia i salari, che li comprime, che li addirittura li abbatte, è una politica che rischia di alimentare la crisi economica. Rischia di alimentare la crisi economica fondamentalmente perché schiacciare i salari significa essenzialmente, diciamo, dare credito a quella tesi di Marx secondo cui i lavoratori non riescono, diciamo, a consumare, non riescono ad assorbire le merci che essi stessi sono in grado di produrre. E più specificamente, più tecnicamente, la crisi viene a configurarsi perché quando tu schiacci i salari, fondamentalmente tu schiacci il reddito di quella classe sociale che ha una più elevata propensione a consumare, una più elevata propensione a spendere, e questo naturalmente crea i presupposti per le crisi economiche, quantomeno è uno dei tanti, tanti elementi che contribuiscono a scatenare la crisi capitalistica. Ora, chiaramente, se leggessimo questi due paragrafetti in maniera piuttosto schematica e ingenua, ci verrebbe da dire, vabbè, ma allora, scusate, allora conviene un po' a tutti aumentare i salari. Perché visto che la riduzione dei salari scatena questo popò di crisi economiche, beh, allora a questo punto sarà il caso di metterci tutti d'accordo affinché i salari crescano, per esempio, quantomeno crescano allo stesso ritmo della produttività del lavoro, che era uno degli antichi fatti stilizzati di Cantor, che poi è stato purtroppo seccamente smentito, diciamo, dalle evidenze empiriche successive. Perché non ci mettiamo d'accordo su una crescita dei salari quantomeno, diciamo, uguale alla crescita della produttività? Qui l'anti-Blanchard aiuta, dice delle cose poi, in certo senso, abbastanza banali, ma non banali per gli economisti, perché gli economisti amano solitamente, diciamo, soprattutto gli economisti mainstream, naturalmente, amano, come dire, arrovellarsi su questioni che essi reputano non banali, ma che invece talvolta lo sono. Cioè, ci sono due ostacoli fondamentalmente alla crescita salariale. Il primo ostacolo è che il sistema capitalistico è un sistema eminentemente scoordinato. Cioè, anche ammettendo che un imprenditore o un paese riconoscano che comprimere i salari possa avere, da un punto di vista macroeconomico, un effetto devastante per lo sviluppo economico, quell'imprenditore, quel singolo paese, sa pure, tuttavia, che da un punto di vista microeconomico o eventualmente nazionale, comprimere i salari consente di ridurre i costi e consente di aumentare la competitività. Questo significa che esiste, nel caso della competizione salariale, una tipica circostanza in cui la razionalità dell'individuo, del singolo capitalista o magari della singola nazione capitalista, entra in contraddizione con la razionalità collettiva. E quindi ovviamente rende irrisolvibile il problema salariale, quantomeno, diciamo, irrisolvibile spontaneamente. C'è poi un secondo problema. Il capitalismo non solo è un sistema coordinato, è un sistema conflittuale. Per cui evidentemente ai capitalisti individualmente nel loro insieme può anche convenire che si verifichino delle crisi economiche ricorrenti, magari anche a causa dello schiacciamento dei salari, purché essi abbiano il pieno controllo
capitalistico del processo produttivo. Se cioè schiacciare, diciamo, le condizioni della classe lavoratrice, reprimere le loro istanze rivendicative, consente di controllare, di garantire il comando del capitale sul lavoro, beh, allora beh, vengano anche le crisi economiche, l'importante è il comando del capitale sulla forza lavoro. Questo che cosa significa? Beh, significa evidentemente che la questione dei salari, insomma, deve essere affrontata in un'ottica più generale. Cioè non possiamo limitarci a fare e a rivendicare incrementi dei salari. Io da questo punto di vista ho sempre avuto il sospetto che ci sia stato un'impostazione, se vogliamo, sraffiana, anche autorevolmente sraffiana, che forse ha creduto un po' troppo, diciamo, nell'idea che le politiche di rilancio dei salari potessero aiutare lo sviluppo economico. Questo ha delle motivazioni epistemologiche, politiche ed anche teoriche, perché se ci pensiamo bene, l'approccio, diciamo, chiamiamolo serafiano, che io considero fondamentale come punto di partenza per poter impostare un approccio alternativo, da questo punto di vista, però presenta un limite che consiste nel fatto che poi in fin dei conti l'impostazione serafiana, accettando l'ipotesi di uniformità dei saggi di profitto, presume in sostanza che il capitalismo sia essenzialmente in grado di allocare, diciamo, il capitale in modo efficiente tra i vari settori, che non significa raggiungere la piena occupazione, significa solo un'allocazione efficiente guidata dal pareggiamento dei saggi di profitto tra i diversi settori. Ecco, questo è uno dei motivi per cui forse ci si è parlato un po' troppo di politica di rilancio dei salari e poco, e qui vado verso la conclusione, si è parlato poco di pianificazione pubblica, si è parlato poco di pianificazione collettiva. Si è parlato poco di pianificazione collettiva nei tempi, diciamo, d'oro degli anni 70, secondo me, almeno in Italia, tantomeno se ne parla oggi. Quindi, quando Stefano Lucarelli dice, ma sì, poi in fin dei conti l'anti-Blanchard va un po' verso la direzione della proposta di una pianificazione collettiva, sì, certo, confesso, diciamo, questo terrificante reato, che ovviamente io e Stefano e Massimo, credo, grosso modo, diciamo, siamo tutti colpevoli. Sì, la pianificazione collettiva, secondo me, deve essere rimessa nel dibattito politico e nel dibattito scientifico, naturalmente. Bisogna compiere uno sforzo, un esercizio, che è un esercizio di scienza e di retorica, per poter rimettere la pianificazione nel discorso politico e nel discorso scientifico. Sotto questo aspetto ci sono quattro esercizi, diciamo, che vengono fatti nell'anti-Blanchard, li elenco molto rapidamente e vado a chiudere. Il fatto che vi sia una tendenza verso la centralizzazione dei capitali, il fatto cioè che il sistema capitalistico tenda intrinsecamente a centralizzare il potere economico e quindi anche il potere politico in poche mani, beh, questa è quantomeno una premessa logica per discutere di pianificazione collettiva. Espropriare gli espropriatori, si diceva un tempo. Cioè, una volta che il capitale è centralizzato in poche mani, il problema politico della espropriazione degli espropriatori diventa un problema urgente, necessario. L'anti-Blanchard si occupa dell'esigenza della pianificazione quando pone il problema della inefficienza dei mercati finanziari. C'è un modellino del mercato azionario nell'anti-Blanchard che fondamentalmente fa vedere come esiste un modello mainstream secondo cui i mercati finanziari, in particolare il mercato azionario, è perfettamente efficiente. C'è un modello alternativo che spiega che questo mercato invece è dominato da onde di speculazione, di euforia e di panico che nulla hanno a che vedere con l'efficienza, comunque la intendiamo. Ed è interessante che c'è un test di Schiller, che fa parte dei miei corsi che io affianco all'anti-Blanchard, un test di un economista che ha conseguito tra le altre cose il premio Nobel, che sembra dare ragione non al modello mainstream, ma appunto al modello alternativo. Il mercato finanziario, in particolare il mercato azionario, è inefficiente.
Questo significa che la configurazione dei prezzi relativi in particolare, in regime capitalistico, è inefficiente. E l'alternativa logica al funzionamento del mercato, in particolare del mercato finanziario, per la determinazione dei prezzi relativi, beh, l'alternativa logica è la pianificazione collettiva. Ed ancora, c'è un esempio sul clima. Prendiamo un modellino di Nordhaus, premio Nobel per l'economia nel 2018, e nell'anti-Blanchard in sostanza lo sottoponiamo a critica, evidenziando come la questione climatica, la questione del cambiamento climatico, del controllo delle emissioni di CO2, collocata nell'ambito di un modello alternativo, pone un problema di pianificazione pubblica, cosa non necessariamente vera nel modello mainstream. Ed infine chiudiamo l'anti-Blanchard con un esempio che purtroppo, diciamo, è tratto dalla tragica vicenda della pandemia, nella quale siamo purtroppo ancora tutti noi immersi. Beh, c'è un paragrafo, un modello sostanzialmente, nel quale noi mettiamo a confronto il teorema della mano invisibile di Smith e un problema definito di equilibrio non cooperativo, nel senso di Nash, in cui vediamo come fondamentalmente le case farmaceutiche, una volta che ci si affidi ad esse per la sviluppo della ricerca, per la disposizione, diciamo, dei strumenti tecnologici, per la distribuzione, una volta che ci si affidi alle case farmaceutiche private, si rischia, diciamo, di piombare in un equilibrio non cooperativo che rischia di non risolvere i problemi o rischia quantomeno di rallentare la soluzione dei problemi. Un approccio di pianificazione collettiva, qualcuno oserebbe affermare di comunismo scientifico nella lotta al virus, come provo ad argomentare persino in un manualetto come l'anti-Blanchard, beh, è un approccio che forse darebbe risultati migliori anche nella lotta contro il virus. Quindi sì, certamente, non solo e semplicemente politica di rilancio dei salari, ma più in generale abbiamo bisogno di una pianificazione collettiva, abbiamo quantomeno bisogno di ridiscuterne. Bene, io ringrazio Emiliano e ringrazio Massimo. Non mi sono arrivate delle domande scritte, per cui ritengo opportuno, anche alla luce dei temi sollevati, verificare se ci sia qualcuno dei nostri uditori e dei miei studenti che voglia intervenire, anche ponendo oralmente delle questioni. Sentitevi liberi di farlo. Io sono abbastanza certo, vedendo anche i nomi dei nostri amici che stanno partecipando, che ci siano dei temi interessanti, mi farò, diciamo, interprete, ma non ce n'è bisogno. Vedo una domanda e quindi prego pure di prendere la parola a chi ha alzato la mano. Grazie Stefano, spero che mi sentiate. Ciao Gennaro. E complimenti per questa iniziativa. Io ho appena finito il mio corso basato su Blanchard e ovviamente conosco l'anti-Blanchard di Emiliano. È interessante, appunto, volevo porre questa questione, è interessante notare come Blanchard abbia dovuto provvedere a nuove edizioni del suo libro di testo man mano che la teoria che lui ha proposto e divulgato nel corso degli anni veniva smentita dai fatti, e quindi ha abbandonato lo schema della domanda e offerta aggregata, che era il pilastro dell'insegnamento della macroeconomia, e credo sia facile prevedere che dovrà fare numerose nuove edizioni per abbandonare delle posizioni che ancora ha nel suo libro di testo su svariate questioni che anche sono state sollevate oggi. Ad esempio,
molto semplice leggere Blanchard, leggere la parte in cui spiega cos'è il tasso naturale di disoccupazione e lo fa discendere da un'eccessiva rigidità del mercato del lavoro, per capire poi perché l'Unione Europea ha messo certe regole di funzionamento del sistema economico europeo. Ora, senza andare troppo per le lunghe, perché penso ci siamo già capiti, io ho verificato nella mia esperienza personale che poi la maggior parte dei giovani va a formarsi nelle università prestigiose, va a fare un dottorato negli Stati Uniti e gli vengono insegnate queste teorie e poi assumono posizioni di rilievo nelle amministrazioni, nella politica e ritengono che queste siano la verità di come funziona il mondo. E mi sembra che ora sia in corso, già dal 2008, un lento processo di ammissione da parte del mainstream che gran parte di queste teorie vadano cestinate. Le istituzioni internazionali, in particolare il Fondo Monetario, hanno iniziato a pubblicare articoli in cui dicono beh, forse tutte delle politiche che noi abbiamo supportato hanno portato a conseguenze nefaste per la crescita e la sostenibilità, ma mi sembra anche che questo processo che dà ragione agli eretici, come li definiva Emiliano, sia un processo molto lento, quindi la mia domanda è quanti anni ancora dovranno passare prima che questo risveglio degli economisti prima e dei politici poi si traduca in delle svolte effettive, perché mi sembra invece che ci sia una tendenza, che è anche facile da motivare politicamente, a cercare di tenere tutto come ora, perché comunque appunto la centralizzazione dei capitali e quant'altro beneficiano determinati gruppi sociali che certo non vogliono cedere la mano. E ho molto apprezzato il libro di Emiliano, Dante Blanchard, e forse il suo limite è che appunto va letto vicino al Blanchard, questo rende un po' difficile adottarlo come libro di testo a sé stante, e vorrei magari un suo commento al riguardo su come lui lo utilizza nei suoi corsi. Grazie. Grazie Gennaro, non vedo altre mani alzate, quindi passerei la parola ad Emiliano, visto che la domanda che ha fatto Gennaro Zezza, che ricordo è professore di macroeconomia all'Università di Cassino, era proprio specificamente per Emiliano. Prego Emiliano. Gennaro Zezza, un altro colpevole di eresia, per nostra fortuna, nel senso che Gennaro è autore di importanti contributi nel campo, diciamo, degli approcci critici di teoria politica economica. Allora, Gennaro Zezza pone due questioni molto importanti. La prima, l'evoluzione di Olivier Blanchard. Il fatto che Blanchard abbia dovuto via via correggere le proprie posizioni man mano che le crisi si susseguivano e smentivano alcuni precetti che potevano essere, diciamo, desunti dal suo libro. Sì, Blanchard sicuramente si è esercitato in questo aggiustamento, in queste modifiche. Del resto, io mi sono piombato, diciamo, su Blanchard perché l'ho sempre considerato uno dei più interessanti economisti mainstream sulla scena mondiale, proprio per questa sua tormento che lo contraddistingue, per questo suo rapporto tormentato con la fede. Mi ricorda quei grandi, diciamo, filosofi cattolici che avevano un rapporto tormentato con la fede. Ecco, secondo me Blanchard è sostanzialmente un cardinale tormentato.
e quindi ha modificato, diciamo, i suoi contributi. C'è un capitolo dell'anti Blanchard che è appositamente dedicato proprio a quello che io chiamo il nuovo approccio di Blanchard. Tuttavia devo dire che sia nel dibattito con me che Blanchard ebbe la gentilezza di, diciamo, a cui Blanchard ebbe la gentilezza di partecipare, e che tra le altre cose è stato pubblicato recentemente anche in francese con una bellissima introduzione di Massimo Amato, nel dibattito con me, quando io lo pungolo sulla questione chiave dell'equilibrio naturale, perché Gennaro Zezza ha ragione, diciamo, è quello il problema fondamentale, beh, lì Blanchard, con tutte, diciamo, i suoi aggiustamenti e i suoi cambiamenti, lì non si smuove di un millimetro. Lui difende comunque in ogni caso un'idea di equilibrio naturale che in ultima istanza, io insisto su questo punto, al di là di imperfezioni e di asimmetrie, resta ancorato ad un equilibrio generale neoclassico di tipo competitivo. O, se vogliamo brutalmente semplificare, ad un modello di solo di crescita, un modello neoclassico di crescita tipo standard. Del resto, il modello di crescita standard neoclassico sta dentro il Blanchard. Da lì Blanchard non si muove. Quindi il suo tormento a un certo punto finisce. Insomma, come ci sono alcuni dogmi della Chiesa cattolica, come la risurrezione di Cristo, che non si mettono in discussione, che nessuno osa mettere in discussione, l'equilibrio naturale è il dogma che non si mette in discussione, diciamo, nell'approccio mainstream, nemmeno da un cardinale tormentato come Blanchard, nemmeno in un paper di grandissimo interesse, secondo me, pubblicato molto di recente da Blanchard, intitolato Should We Reject the Natural Rate Hypothesis, cioè dobbiamo rigettare l'ipotesi del tasso naturale. Ecco, dopo un lungo arzigogolo di argomenti anche di grandissimo interesse, e anche dopo un cenno alla questione dell'isteresi, sulla quale secondo me Blanchard meriterebbe il Nobel, visto che lo vincono solo i mainstream, secondo me Blanchard dovrebbe vincerlo, diciamo, sull'isteresi, però comunque alla fine Blanchard dice no, non dobbiamo rigettare l'equilibrio naturale. Per questo poi ci vuole un approccio alternativo. Perché l'approccio alternativo dell'anti-Blanchard necessita di essere letto insieme al Blanchard? Sì, per forza, secondo me. E l'anti-Blanchard può essere tranquillamente, secondo me, diversamente da quel che pensa Gennaro Zezza, può essere tranquillamente utilizzato come testo autonomo. È strutturato per essere utilizzato come testo autonomo. Secondo me si può fare tranquillamente. Del resto io non uso il Blanchard, io vado dritto sull'anti-Blanchard. Il problema, tuttavia, è che il libro è configurato come ausilio, supporto e critica al Blanchard. Questo rappresenta il punto di forza di quel libretto, perché se un po' siamo riusciti a vendere è dipeso fondamentalmente da questo, perché ci siamo agganciati al gigante. Tuttavia è anche il limite non solo di questo libretto, ma secondo me di una fase storica. Io oso sostenere che oggigiorno è difficile dal punto di vista accademico e quindi dal punto di vista editoriale proporsi con un manuale alternativo fin dall'inizio, cioè sganciato completamente da quella che è l'evoluzione del pensiero mainstream. Un tempo si poteva fare, abbiamo illustri predecessori, penso tra tutti ad Augusto Graziani, che ha scritto dei libri meravigliosi in tema. Oggi secondo me è molto complicato. E quindi, come dire, i limiti del libretto secondo me sono i limiti di una fase storica. E qui giungo alla conclusione, dice Zezza, ma quanto dovremo ancora aspettare prima che l'evoluzione del mainstream possa giungere, diciamo, finalmente ad una rivelazione della verità? Secondo me non abbiamo speranze da questo punto di vista. Cioè, voglio dire, io credo che sotto questo aspetto Keynes, che aveva tante ragioni, come giustamente Massimo Amato e Stefano Lucarelli ci ricordano, e lo stesso Gennaro ci ricorda, ma Keynes aveva torto quando diceva che i politici sono vittime di economisti defunti.
Secondo me c'era una traccia di idealismo in quella chiave di lettura. Io penso, in termini storico-materialisti, che in realtà è la forza degli eventi che determina il cambiamento storico e crea anche le condizioni per il cambiamento in quella che è la resistente cittadella accademica. Grazie Emiliano e grazie ancora Gennaro. Prima di dare la parola a Massimo, ripongo alla vostra attenzione un intervento che mi è arrivato via mail da Roberto Romano e che sintetizzo in questo modo. Romano dice: ciò che mi pare che conti di più nei processi di centralizzazione, più che il movimento dei tassi di interesse, è la maggiore dinamica e concentrazione degli investimenti dove muta la domanda. La storia della concentrazione della distribuzione deve trovare più elevate elaborazioni, altrimenti avrebbe ragione chi come Piketty sostiene che il tutto possa essere governato solamente dai processi fiscali nel senso di tributari. Basterebbe una patrimoniale in cui la domanda emergente potenziale del nuovo paradigma tecnologico verrebbe in qualche modo guidata. La questione salariale, da sindacalista, Roberto Romano ci dice che conta a suo avviso veramente poco. In questo converge con quello che ci ha detto Emiliano: prevale l'idea che il salario sia un costo che le imprese vogliono a tutti i costi ridurre, ma le multinazionali guadagnano di più spostando la loro sede giuridica in Lussemburgo, riducendo i salari. Diciamo che la politica deve indicare un quadro generale della ripartizione del reddito in piena occupazione alla Mischi, e ogni volta che non è coerente ci sarà un trasferimento netto di risorse via tassazione, ovviamente a un livello adeguato che non può essere che quello europeo. Alla fine, quindi, ci pone alla nostra attenzione Roberto Romano, le nuove imposte europee, sebbene timide, possono rappresentare un potente strumento da indagare in relazione proprio a quelle che possono essere le politiche economiche, diciamo, più illuminate, su cui in qualche senso siamo costretti dalla terribile urgenza degli eventi a riflettere. Bene, con questo intervento passerei la parola a Massimo per sentire altre considerazioni al riguardo e poi gli do il compito di ripassare la parola a Emiliano dopo, diciamo, una decina di minuti. Ok, perché sì, va bene. Ok, perfetto. Grazie. Ma io forse una, giusto per riprendere e per essere sicuri che siamo, come dire, sulla stessa lunghezza d'onda, a proposito dello statuto scientifico dell'economia, farei una riflessione. Cioè, quando io dico l'economia non è una scienza dura, evidentemente non intendo dire che allora è una scienza molle, anzi tutto il mio discorso andava proprio nell'altra direzione. E forse il punto su cui legittimamente ci dividiamo, e che, voglio dire, ha anche a che fare con delle capacità analitiche, diciamo, di maneggiamento dei modelli, che io, come dire, non mi ascrivo, non avendole, insomma, voglio dire, che invece Emiliano ha in abbondanza, ha a che fare con la gerarchia, se vogliamo, fra la questione del modello e la questione dell'incertezza. Perché Emiliano dice: io nell'anti Blanchard non parlo della questione delle aspettative razionali, perché in fondo mi sto ponendo un'altra questione che dal mio punto di vista è preliminare, che è quella del giusto modello. Perché questo è il metodo scientifico, cioè il giusto modello è quel modello che, stando alle, diciamo, alle prescrizioni, diciamo, della verifica scientifica, ha a che fare con il passaggio per i fatti e per, diciamo, il giudizio dei fatti, cioè l'adeguatezza o non adeguatezza ai fatti.
e questo mi sembra del tutto ragionevole, e in questo senso è chiaro che l'anti-Blanchard ha dalla sua molto spesso, ma non come diceva Cevoli, i fatti lo cosano davvero, nel senso che diciamo ha una capacità di spiegare l'empiria che è maggiore dei modelli che rovescia, diciamo così. Tuttavia però, questa è proprio una pura considerazione, ma appunto questo è il campo in cui io sono anche più forte, diciamo così, in cui mi riconosco un minimo di, quantomeno mi riconosco un minimo di competenza. Qui io non ridurrei però il metodo scientifico alla verifica empirica di modelli, quindi alla verifica di teorie, perché diciamo qui io penso fondamentalmente che la prima cosa che una scienza fa è progettare lo spazio degli eventi, cioè dare una forma a priori degli eventi. Io non ho una fisica moderna se non ho un'idea di spazio ben precisa, se non ho un'idea di corpo ben precisa, se non ho un'idea di corpo nello spazio ben precisa, se non ho un'idea ben precisa di relazione dei corpi nello spazio. E quindi voglio dire, lo spazio della fisica moderna non è lo spazio della fisica aristotelica, è proprio un altro spazio, proprio un'altra cosa. E da questo punto di vista io credo che il progetto dello spazio economico abbia proprio a che fare con la capacità, o meglio scusate il gioco di parole, ma con lo spazio che si dà all'incertezza fondamentale, perché più l'incertezza fondamentale è fondamentalmente presa in causa, e quindi diciamo più l'idea stessa di aspettative razionali salta, più si fa chiaro qual è lo spazio per il modello. Ancora una volta, io sono perfettamente d'accordo con Emiliano, cioè qui dobbiamo essere il più duri possibile finché è possibile essere, cioè tutto ciò che può essere calcolato deve essere calcolato, e calcolato vuol dire anche sottoposto alla verifica dei fatti. Resta il fatto che c'è qualcosa che profondamente, diciamo essenzialmente, non è calcolabile. E qui Stefano, giustamente, anche perché il mio tempo era scaduto e non dovevo approfittare del tempo degli altri, mi ha fermato, mi avevo preso un paio di altri appunti, e in particolare volevo citare la famosa lettera di Keynes a Harrod, quella famosa in cui dice che l'economia è una scienza, quella del 38, diciamo così, in cui dice che l'economia è una scienza morale, dove fa la famosa immagine della mela che, a differenza della mela economica, che a differenza della mela di Newton cade, aspettate che dico anche, perché è molto carino il passaggio, lui dice, la mela, aspettate, dov'è? Sì, esatto, è come se la caduta della mela sul terreno dipendesse dalle motivazioni della mela, se valga la pena o meno cadere sulla terra, ma anche se la terra vuole che la mela cada, peraltro, e addirittura su calcoli errati da parte della mela su quanto sarebbe distante il centro della terra, quindi insomma, voglio dire, sul tipo di modello che la mela usa per prendere la sua decisione, tanto per intenderci, perché qui la mela evidentemente siamo noi, no? Siamo noi in quanto soggetti. La mela economica non è un oggetto, ma è un soggetto. Va bene, queste cose, per l'amor di Dio, sono fondamentali, ma in che cosa si iscrivono? Si iscrivono in una lettera in cui si parla di modelli, fondamentalmente. La prima cosa è che dice, qui c'è una tendenza che è quella di Tinbergen, voglio dire, il padre della macroeconometrica, insomma, voglio dire, anche lui premio Nobel, di andare nella direzione di una naturalizzazione della modellizzazione economica, laddove lui dice invece sarebbe molto più importante investigare statisticamente l'ordine di grandezza del moltiplicatore, per dire, questo dice Keynes. Ma soprattutto, che cosa, siamo in questo ambito qui, qual è lo spazio per i modelli? No? E lo spazio per i modelli è determinato da due osservazioni fondamentali. Uno, che appunto non possono essere modelli di tipo fisicalista, perché il materiale che essi usano non è un materiale omogeneo. Lui dice, il materiale della fisica è un materiale omogeneo per quanto complesso, il materiale dell'economia per quanto semplice non è omogeneo, e quindi non c'è nessuna possibilità di normalizzare il comportamento economico. Questa, secondo me, è la critica fondamentale all'idea di agente rappresentativo.
l'agente rappresentativo è l'uomo medio, the mean man, inventato dagli statistici frequentisti all'inizio del Novecento. Ma attenzione, alla fine c'è un'altra frase che dà i termini della questione per Keynes, perché mentre Roy dice io però voglio andare in quella direzione e Keynes dice sì ma fai attenzione a come ci vai, alla fine la considerazione è ma non essere riluttante, cito, a sporcarti le mani, come tu dici. Io credo che sia molto importante. E qui poi la frase che dal mio punto di vista è fondamentale. Lo specialista nella manifattura dei modelli, quindi proprio manufacture, dice, no? nella fattura a mano dei modelli, quindi proprio nel cesellamento dei modelli, non avrà successo a meno che non corregga costantemente il suo giudizio con una presa di misura intima e non sistematica con i fatti ai quali il suo modello deve essere applicato. Intimate and messy acquaintance, lui dice proprio messy, quindi veramente un termine molto forte, caotica potremmo dire. Qui c'è un elemento di non prevedibilità che è qualcosa che non posso aggiungere dopo come frizione, perché questo poi è il limite. Anche per rispondere, diciamo, per dare la mia risposta a Gennaro, non cambieranno mai gli economisti, diciamo, mainstream, perché la cosa che faranno e che fanno, diciamo, da tempo in bocconi è anche quella di aggiungere frizioni di tutti i tipi. Prendi un modello e aggiungi la frizione, vedi come funziona, se non va bene quella, ne aggiungere un'altra. Per cui, da questo punto di vista, il manuale di Blanchard è chiaramente un cantiere, anche da questo punto di vista. Per appunto, la frizione non è il cambiamento di prospettiva. La frizione non è il cambiamento di prospettiva. Il cambiamento di prospettiva è quando io riconosco che c'è qualcosa che sfugge radicalmente al calcolo e che però è essenziale per le decisioni. In questo senso Keynes dice che l'economia è una scienza morale, cioè in qualche modo ha a che fare con decisioni. Questo io cito Giorgio Lunghini, mi ricordo quando lui faceva macroeconomia in bocconi, macroeconomia avanzata, diceva l'economia è quella scienza caratterizzata dal fatto che le sue relazioni più fondamentali non possono essere scritte alla lavagna, cioè che diciamo, ciò che veramente determina in qualche modo l'esito delle scelte di una scelta economica, di una politica economica, non è qualcosa che io possa, come dire, formattare in un calcolo. Questo mi sembra, diciamo, il punto più interessante su cui, ma questo l'ho sempre detto anche Emiliano, cioè il suo lavoro di rovesciamento della modellistica, diciamo, mainstream è fondamentale. Non solo perché mostra che appunto tutto è estremamente delicato e che basta veramente un piccolo spostamento all'inizio per avere risultati completamente diversi. E lì sono d'accordo con Emiliano, bisogna poi mettere questi risultati alla prova dei fatti, diciamo così. Ma che in qualche modo tutto questo ha a che fare anche con lo spazio che noi vogliamo dare al modello là dove è questione di prendere delle decisioni. Questa mi sembra la cosa con cui chiuderei le mie riflessioni e lascio la parola ancora a Emiliano, come mi è stato detto imperiosamente da Stefano Cuccarelli. Eccoci qua. Allora, io non so se Stefano sia ancora presente o sia scappato. C'è Stefano, c'è ancora, oppure è andato via. Comunque, no, va via per 15 minuti, per cui io sono veramente un interim. Allora io mi permetto di fare i complimenti a Stefano Lucarelli e a questi studenti che, pur essendo largamente passate le 16:15 istituzionali, questi ragazzi rimangono ancora qui, nonostante noi si stia volando altissimo sulle vette dell'epistemologia contemporanea. Quindi, insomma, complimenti agli studenti, diciamo anche complimenti a Stefano Lucarelli, visto che non c'è, quindi non se li prende direttamente, però davvero bravi. Poi, se volete scappare adesso, vi siete presi anche i complimenti, potete farlo. Dico una cosa, sono molto d'accordo con Massimo Amato su questo, diciamo, su questa puntualizzazione epistemologica. Sono molto d'accordo sulla questione, diciamo, delle gerarchie. Sono molto d'accordo sul cenno alla fisica moderna e al problema dello spazio dei modelli. La lettera, tra le altre cose, di Keynes è, insomma, importante da questo punto di vista. Io mi permetto di aggiungere che
e poi non so se riusciremo a trovare un accordo su questa questione, che avremo da lavorare in merito, ma io per esempio mi permetto di aggiungere che in un certo senso i cenni che fa Massimo Amato al problema dello spazio dei modelli nell'ambito, diciamo, della scienza economica, io ho cercato di affrontarlo durante il mio percorso di ricerca in questo modo. Cioè io da un lato produco modelli rigidi, con una formalizzazione matematica precisa, mi avvalgo poi del contributo di eccellenti ricercatori per sottoporre a prova empirica queste formalizzazioni matematiche, opero cioè secondo un esercizio canonico. Dopodiché poi cerco di compiere di tanto in tanto un esercizio come quello, faccio un esempio, di un saggio recente che ho chiamato Catastrofe o Rivoluzione. Perché cito quel saggio? Perché quel saggio io lo introduco dicendo: qui noi tentiamo di compiere un esercizio eracliteo e materialista di intendere il logos come scienza. Cioè, cosa cerchiamo di fare? Io cerco di mettere insieme le strutture formali e le verifiche empiriche in una, diciamo, esercizio che oso definire scientifico in quanto letterario. Perché secondo me non c'è altro modo. Cioè c'è un momento di unificazione, chiamiamolo momento hegeliano, in cui non possiamo fare altro che esercitarci dialetticamente, oserei dire letterariamente, per unificare le conoscenze scientifiche, cioè per superare i limiti del riduzionismo. Ecco, spero in sostanza, io credo che quel che ha detto Massimo Amato in un certo senso sia molto presente in questo mio tentativo, diciamo, di coniugazione delle cose, o quantomeno lo verificheremo nei nostri lavori comuni. Comunque sono 28 partecipanti, ma sti ragazzi, ma io lo invidio Stefano Lucarelli, perché se io mi mettessi a parlare di epistemologia, insomma, non lo so quanti resisterebbero. Senti, se posso ti riprenderei la cosa in questi termini. È esattamente quello che intendevo dire, nel senso che quello che si apre evidentemente è la necessità che gli economisti imparino a parlare, non so come dirla, cioè che la smettano di immaginarsi di essere dei muti contabili, insomma, no? Ma questo è, se vuoi, il problema dello spazio economico come uno spazio meccanico. Cioè, voglio dire, quando Olivier Blanchard candidamente, no, nel vostro dialogo, dice: vabbè, ho capito, cioè possiamo pensarla, ognuno la pensi un po' come vuole, io poi sono lì ad ascoltare i neo-keynesiani, i post-keynesiani, i pre-keynesiani, gli ipo-keynesiani, ascolto tutti perché comunque non sono scemo, voglio dire, quindi so che, diciamo, le indicazioni possono arrivare da tutte le parti, però ragazzi, la macchina è una, quella è, io sono un ingegnere e il problema economico è un problema meccanico, lì c'è la radice della sua impossibilità, lo dico anche per Gennaro, di togliersi dall'idea di un equilibrio naturale. Capisci? Cioè, è chiaro che se io penso l'economia come una macchina, non ho bisogno di parlare in senso proprio, no? Cioè non ho bisogno di dare nome a quella cosa che sfugge al calcolo. Ancora una volta, non ho bisogno di sforzarmi di tenere conto di ciò che sfugge ai conti. Come si fa a tenere conto di ciò che non è calcolabile? No? Tanto visto che vogliamo alto, vogliamo ancora più alto, insomma, diciamo Wittgenstein e Tractatus Logico-Philosophicus, no? Ci sono sei proposizioni che dicono come si formalizza il linguaggio e una settima che dice: e quello che non si può formalizzare bisogna tacerlo, no? Allora qui ci sono ovviamente due modi per intendere la settima proposizione del Tractatus. Una è quella che fior di economisti prendono alla lettera, dice: allora bisogna proprio tacere, bisogna anche tappare la bocca a quelli che vogliono parlarne delle cose che non si formalizzano, ok? E poi c'è tutto secondo Wittgenstein, ciò che non posso formalizzare lo devo dire in un'altra maniera, cioè devo dirlo nel senso appunto di quello che tu chiami l'esercizio del logo, del logos eracliteo.
chiamiamolo come vogliamo, no? È chiaro che poi qui i riferimenti possono essere diversi, ma qui si apre una competizione, secondo me, molto interessante. È una cosa che io, diciamo, ci tengo anche a sottolineare del mio intervento, che non ho nominato la questione della tecnica più volte semplicemente per un vezzo. Io penso che davvero la definizione dello spazio economico, quindi lo spazio del produrre, sia sempre più marcata da ciò che la tecnica sta rivelando essere, no? Cioè, la tecnica è sempre meno meccanica, la tecnica è sempre meno il satanic mill con la catena di montaggio e l'operaio charlottiano. La tecnica è essenzialmente formattazione delle informazioni, cioè la vera macchina della tecnica è la macchina per calcolare, e noi siamo in un'epoca in cui sostanzialmente tutto passa per la gestione delle informazioni. Il capitale stesso è informazione, e diciamo il potere ha a che fare con il controllo dei processi di formazione dell'informazione. Quindi, diciamo, come la tecnica giocherà nella rideterminazione dello spazio economico, beh, questa è una questione che secondo me rimane aperta, ma che ha a che fare, come tu dicevi benissimo, Emiliano, con la necessità di parlare di ciò che non posso ridurre a formula. Perché proprio non ce la faccio, perché proprio, voglio dire, le formule che scrivo con estrema, parlo proprio di te, ma anche di tanti altri, che Blanchard scrive con estrema precisione, un risultato danno, che non tutto può essere ridotto a formula. Questa, secondo me, è la grande lezione anche proprio epistemologica della scienza contemporanea, cioè tutta la scienza contemporanea seria ha riconosciuto i propri limiti, cioè principio di determinazione, la questione dell'inconscio in Freud, la questione dell'incertezza fondamentale in Keynes, la questione la questione di Gödel, i limiti del calcolo in Turing. Voglio dire, tutta la scienza moderna è una scienza che dice esistono dei limiti che possono essere mostrati a priori. E dopo si apre un territorio in cui non c'è più spazio per gli arruffapopolo, però c'è uno spazio, come tu dicevi, per la retorica, cioè per il fatto di costruire dei discorsi che possono essere seguiti e dare forma a un programma politico, perché quello non lo facciamo tirando la leva e facendo uscire dal calcolatore un numero che dovrebbe dirci che cosa siamo e che cosa dobbiamo fare, no? Cioè non c'è la possibilità di una, perché in fondo è questa l'idea, scusa poi finisco, delle aspettative razionali: lasciate decidere al calcolatore, cari politici, eseguite i diktat della tecnica. Questa è la cosa. Invece noi siamo di fronte al fatto che questa cosa, che la tecnica ci dice io non ho diktat da darvi, che la tecnica dice la cosa è molto più complessa e dovete prendervi voi delle responsabilità. Mi fermo qui. È tornato Stefano, quindi riprende in mano. Direi che Emiliano può cercare di andare anche su questo terreno epistemologico, direi. Utilizzo questo termine perché mi sembra quello più semplice da comprendere, soprattutto per chi ci ascolta. Io so che quando Massimo pone la questione della tecnica, la pone a partire da una riflessione di economia politica. Adesso molti di coloro che ci stanno ascoltando probabilmente questo aspetto lo stanno apprendendo adesso, ma c'è stato un tempo tra gli anni 70 e gli anni 80 in cui un importantissimo economista italiano, Claudio Napoleoni, proprio a partire da alcuni dei tentativi che oggi Emiliano Brancaccio, con maggiori strumenti e con una maggiore esperienza che ci dà evidentemente il modo in cui la storia del pensiero economico e la storia della politica economica si è realizzata nel nostro paese, dico, però si tratta tutto sommato di un tentativo, quello di Emiliano, probabilmente meglio attrezzato, di riportare in auge un dibattito e un modo di porre le questioni di teoria economica e di politica economica che fa molto tesoro di quella che è l'esperienza degli economisti critici italiani tra gli anni 70 e gli anni 80. Ebbene, Claudio Napoleoni in questo dibattito pone esattamente le questioni che Massimo Amato sta ponendo oggi, a livello di un tipo di filosofia che,
che non è solo epistemologia, ma addirittura va verso la filosofia politica, se non addirittura sul piano della filosofia morale. Io però conosco molto bene Emiliano e so che tutto questo per lui era superfluo, perché sa benissimo cosa c'è in gioco. Sentiamo che cosa ha da dire a riguardo, sono molto curioso. No, ma cioè, credo ci sia un intervento. Se sei d'accordo, Stefano, forse... Se c'è assolutamente, non lo avevo notato, quindi prego. Ce ne due. Sì. Prego. Così chiudiamo. Certo. Diamo subito la parola a chi aveva alzato la mano. Dice a me? Sì. Ah, beh, io mi volevo congratulare intanto con te, Stefano, e con i due relatori che hanno fatto delle relazioni molto interessanti, soprattutto sul piano epistemologico, sul quale adesso non voglio entrare perché è un dibattito molto interessante, che poi tra l'altro le due posizioni non mi sembrano assolutamente contrastanti, anzi no, si integrano molto, molto, molto bene. Mari, che probabilmente conosci. Si integrano molto bene. E c'è una battuta, tanto per farne una, di Federico Caffè a proposito, riaprendo, mi senti? Sì, si sente bene. Sì, perfettamente, sì, grazie. No, non vedevo l'immagine, allora pensavo. Sì, è una frase molto bella che potrebbe essere apprezzata naturalmente ai due nostri relatori e anche a te. Quando Federico Caffè citava il suo maestro, cioè Gustavo Del Vecchio, che diceva che la scienza economica nasce nella storia e ritorna nella storia senza risolversi in essa. Secondo me è una bella intuizione circa lo stato epistemologico della scienza economica. Ora, senza entrare nel merito di un argomento molto interessante, alcune battute mi venivano da Emiliano, che diceva la difficoltà di produrre un testo economico italiano e che, diciamo, rappresentasse pure le diverse opinioni, i diversi modelli. È la stessa risposta che io ebbi da Guido Rei a un convegno a cui partecipammo, e gli posi la stessa domanda e la risposta fu quella uguale a quella di Emiliano. E io penso invece che uno sforzo in questa direzione andrebbe fatta, cioè nel senso di un testo che rappresenti anche il modello dominante, ma contemporaneamente presenti i modelli alternativi. Io penso che questo sia un contributo importante, soprattutto per le nuove generazioni e i nuovi studenti. Grazie. Beh, direi proprio che adesso la parola può passare ad Emiliano, al quale assegno anche il compito di concludere questo pomeriggio. No, ma guardate che c'era un'altra domanda però, c'era un'altra non domanda più di uno studente. Non vedo mani alzate, se tu sai dirmi qual è. No, ma io ho visto due mani che stanno, magari mi sono sbagliato, per essere sicuro, parli adesso o taccia per sempre, diciamo così, come si diceva ai tempi, Evidentemente mi sono sbagliato io, non c'era la domanda, quindi scusami Emiliano, era solo per essere sicuro che non togliessimo la parola a uno studente. Prego. Sì, no, allora chiudo, diciamo, con due considerazioni. In primo luogo, Giuseppe Amari pone una questione giustissima, ci mancherebbe altro. Io ho detto che l'anti-Blanchard ha il suo successo nel suo limite, e il suo limite nel suo successo riflettendo un po' lo spirito del tempo. Ma credo al tempo stesso che sia assolutamente benvenuto un tentativo di costruzione di un manuale didattico secondo quelli che sono, diciamo, i canoni dell'approccio storico-critico, che erano poi fondamentalmente quelli dei grandi manuali italiani. Appunto, citava Federico Caffè, Amari, ho citato Graziani, ma potremmo anche menzionare Arcelli, che pur essendo, diciamo, un esponente, diciamo,
potremmo dire più vicino all'ortodossia, ma comunque adottava un'impostazione storico-critica, per non dire Iossa e tanti altri. Finirei proprio per citarne troppi e quindi per dimenticarne troppi. Ma l'Italia ha avuto una storia di manualistica di tipo storico-critico che secondo me è unica e andrebbe recuperata e valorizzata al punto tale che, diciamo, la SIE ha organizzato per il prossimo appuntamento una sessione in particolare, la quale sono stato gentilmente invitato, che pone proprio esattamente questo problema, cioè l'esigenza di far sì che un approccio storico-critico alla manualistica, in cui si vedano il susseguirsi delle diverse impostazioni ortodosse, diciamo eretiche, che si confrontano e si avvicendano, venga riproposta e valorizzata. Perché il mio è un manuale che qualcuno definirebbe antitetico-polare, con tutti i limiti concettuali dell'antiteticità, perché insomma prendere una struttura logica e rovesciarla per poi fare verifiche empiriche sull'una e sull'altra ha un'enorme efficacia dal punto di vista... È un metodo dialettico, quello che parlavamo del metodo dialettico. Però poi ha anche tanti limiti, perché ti fa vedere solo, in un certo senso, dei fotogrammi della storia piuttosto che la storia. Quindi, a proposito della citazione del vecchio, ecco. Detto questo, io... proprio per appunto venire incontro a quel che diceva Massimo in conclusione e Stefano sulla questione epistemologica, Lucarelli si è perso il passaggio sulla, diciamo, esercizio eracliteo e materialista, colpevole Lucarelli di aver fatto questo mentre i suoi studenti hanno resistito a lungo su questa cosa. Ma chiudo dicendo una cosa: prima si faceva cenno a Pichetti. Secondo me in modo improprio, qualcuno, non ricordo chi, ha detto Piketty la centralizzazione dei capitali. No, Piketty e la centralizzazione dei capitali sono due cose un po' diverse. La centralizzazione dei capitali, nel senso di Marx, in cui la intendiamo noi con i nostri esercizi di network analysis, si riferiscono al controllo dei pacchetti azionari, diciamo, dominanti all'interno del mercato azionario globale. Una cosa molto diversa da quel che fa Piketty, che si limita sostanzialmente ad utilizzare degli indici di disuguaglianza, quindi sono due cose distinte e separate. La centralizzazione di capitale è una cosa più complessa. Però è vera una cosa, io con Piketty, l'ho detto e l'ho dichiarato, condivido un esercizio, un tentativo, che è quello di recuperare l'ambizione alla ricerca di grandi leggi di tendenza del capitalismo. E sotto questo aspetto, però, leggi di tendenza del capitalismo non significa meccanicismo. Questo è il punto fondamentale. Quindi io da un lato difendo le leggi di tendenza. Io, a quanto pare, mi dicono che dovrò avere un dibattito con Daron Acemoglu di qui a breve. Insomma, Acemoglu è un nemico delle leggi di tendenza. Okay? Lui non ci crede alle leggi di tendenza. Io penso che, diciamo, le leggi di tendenza del capitalismo in chiave non meccanicistica ma politica debbano essere recuperate e rilanciate. Ecco, se penso ad un esercizio di sintesi epistemologica, penso a questo: accogliere le leggi di tendenza del capitale, ma accogliere anche la struttura politica delle dinamiche della tendenza del capitale. Chiuso. Bene, allora direi che possiamo salutarci. Ringrazio ancora tutti quanti per l'attenzione e speriamo di poter continuare a dibattere anche in futuro, perché devo dire che uno dei pregi dell'anti-Blanchard è che in modo quasi, non vorrei dire timido, però sicuramente non arrogante, con il giusto passo riesce a... Ha detto rispettoso. Riesce in realtà a suscitare riflessioni che portano molto lontano e che necessitano quindi di essere riproposte e pensate. Ancora grazie a tutti. Grazie. Grazie, buona giornata a tutti. Grazie. Salve.